Amici di Rete 8, buonasera e benvenuti alla Domenica Sportiva. Parliamo di calcio, del Pescara che ha vinto anche oggi 1-0 contro il Messina, gol di Vergani, biancazzurri in scia del Catanzaro capolista che ha vinto anche oggi sul campo del Monterosi. Ma parliamo anche di Serie A, di Mondiale con Gabriele De Bari, un ospite illustre che tra poco sentiremo al telefono. Ampio spazio poi al ciclocross, al basket e al motocross e poi ovviamente tutte le altre discipline. Intanto vi presento i miei ospiti, a cominciare da Gabriele De Bari. Ciao Gabriele. Ciao a tutti, buonasera. E il decano del ciclismo abruzzese, lo possiamo definire così, Umberto Di Giuseppe. Non solo abruzzese. Non solo. Io allargherei il panorama tutto Lo presenta Gabriele De Bari, Umberto Di Giuseppe, torna a trovarci. Oggi quinta tappa del Giro d'Italia di ciclocross a Ovindoli, una bellissima manifestazione, ne parleremo tra poco. Poi Gianfranco Mucci, che è un assistant coach della Mocambo Chieti, di sì. Stefano Raiola. Oggi stop Gianfranco, si torna in campo mercoledì. Oggi ci siamo allenati perché è stata una settimana non tipo, perché si è rimandata la partita, però stiamo aspettando la partita importante di mercoledì contro Mantova. Contro Mantova per il Chieti Basket. E poi facciamo i complimenti proprio per iniziare a Jimmy De Nicola, gli abbiamo portato fortuna, Gabriele, due settimane fa. In Sicilia ha vinto anche il Super Mare Cross, insomma, campione italiano. Complimenti, Jimmy. Grazie mille, buona serata a complimenti. Tutti. Pescarese, Jimmy, 26 anni, compiuti poco fa, il 7 sì. novembre, quindi qualche giorno novembre. Fa. Auguri di buon compleanno. Grazie. E complimenti. Qui in tribuna i ragazzi della Chieti Basket, che è la società satellite della Mocambo Chieti. Abbiamo una rappresentativa di under 14, giovani e promettenti, sì. mi dicono. Poi Gianfranco sì, sì. ci spiegherà. Anche un rappresentante dell'Under 17, poi abbiamo Daniela e Umbertino, che sono tifosi di Jimmy, no? La fidanzata è un super tifoso di Jimmy. Buonasera anche a voi. Iniziamo però con il Pescara, Gabriele, andiamo a vedere. Poi una cosa, un ragazzo del basket. Ah, sì, era andato a prendere l'acqua al distributore. Vado via, inciampo, sto per cadere, alzo gli occhi, vedo un piede grande così. E dico, che numero hai? 47. Questa è occupazione di suolo pubblico, non può essere, che a 14 anni c'è 47 di piedi. Allora, leggiamo dopo i risultati del Pescara, perché abbiamo l'onore di ospitare la Domenica Sportiva di Rete 8 il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Buonasera, direttore. Ciao, buonasera a voi. Grazie in anticipo, so che è impegnatissimo perché insomma c'è anche il posticipo. Subito la prima domanda gliela faccio fare dal collega Gabriele De Bari. Direttore, volevo chiederti, quest'anno è finalmente l'anno del Napoli? Come sei invecchiato dall'inizio? non ti vedo da un sacco di tempo. Noi ce l'auguriamo, l'anno del Napoli mi sembra che per quello che abbiamo visto in questi primi tre mesi non ce l'ho. Alternative, abbiamo visto anche stasera Milan come ha vinto, vince sempre queste partite all'ultimo minuto, ha una grande determinazione, però il rapporto di forza in questo momento tra Napoli e gli avversari è incredibile. Quindi abbiamo visto 21 partite, una più bella dell'altra, l'unica sconfitta con Liverpool in condizioni di qualificazione raggiunta, per cui bel gioco, grandi risorse, grande entusiasmo, Maradona pieno, soluzioni che altri non hanno. Io me lo auguro, spero veramente che sia così. Bisogna anche, fare un po', cambiare anche, un pochino. Anche editorialmente per voi sarebbe una bella cosa, visto che purtroppo i giornali sportivi non avranno l'Italia al Mondiale. Ah davvero? Non lo sapevo. L'Italia non va ai Mondiali? Non me ne parlare, per favore, sono 50 giorni di disperazione. In autunno poi è una roba incredibile, è un mondiale traditore, un mondiale che non doveva esserci, e oltretutto noi siamo riusciti anche a non qualificarci per un paio di rigori sbagliati, quindi io non l'ho mai vissuta come tutti evidentemente una storia del genere, quindi sono molto preoccupato. Vai. Direttore, a proposito di Napoli, no? C'è una rivale, un antagonista più accreditata secondo lei? No, non c'è. A Napoli temono molto la Juventus, ma per quello che abbiamo visto fino adesso non mi sembra che la Juventus abbia le carte in regola per poter recuperare punti di distanza. Vero, rientrerà Pogba, ma dipende in quale condizioni, avranno Chiesa, tutto come ti pare, però a oggi non mi sembra che siano, appunto, anche perché poi sono dei luoghi comuni che andrebbero un pochino
demoliti, come quello che vuole la seconda parte del campionato di Spalletti peggiore della prima. Non è vero, la Sarri dice il contrario, ha avuto soltanto una volta con l'Inter un punteggio inferiore o comunque un ridimensionamento a livello di risultati. Per il resto ha sempre fatto bene. Sono d'accordo. L'ultima sempre sul Napoli: com'è possibile Kvaratskhelia, come si pronuncia, Gabriele, costato soltanto 10 milioni? Cioè, com'è possibile scovare un giocatore del genere e pagarlo così poco? Ma io credo com'è possibile rifiutarlo, perché la Juventus stessa l'aveva visto e non era piaciuto. E Napoli lo seguiva con Micheli da un paio d'anni, hanno fatto questo tipo di investimento perché si erano create le condizioni, purtroppo con la guerra, quando lui è andato a giocare in un'altra squadra, più praticabile, si è abbassato il prezzo naturalmente del cartellino, per cui è diventato praticabile e hanno fatto un grande investimento. Io ho visto dei video durante l'estate di Kvara e devo dirti che avevo visto dei numeri non indifferenti. Ha un grande potenziale, una grande maturità, non ha un tatuaggio, mi auguro che questo voglia dire qualcosa di importante. È significativo secondo me, perché mi sembra un ragazzo molto pulito. Direttore, l'ultimissima da parte mia, poi l'ultima da Gabriele De Bari, perché siamo in Abruzzo, il Corriere dello Sport ha sempre riservato grandi attenzioni nei confronti della Pescara Calcio, che adesso è in Serie C. Se le dico Pescara, che cosa le viene in mente? Un torneo che organizzai tanti anni fa con la Roma, il Nottingham Forest in Colonia a Pescara, era il Pescara di Galeone, c'era Reia come vice, e fu un'esperienza molto bella perché appunto organizzata lì fu veramente molto, molto piacevole. E c'era anche un presidente, magari qualcuno non ha amato, ma mi sembrava una persona per bene. Sibiglia, che era Sibiglia, no? Sì, sì. Il compianto Sibiglia. Ivan, finalmente il Pescara, dopo anni di magra, di retrocessione, è tornato protagonista, è secondo in classifica, fra due partite ci sarà lo scontro diretto, c'è grande entusiasmo. Ecco, avere Pescara in Serie C non è un peccato per il calcio che conta, visto che ha avuto tanti buoni allenatori, anche buoni giocatori, ed è una piazza che vive di calcio. Ma Gabriele, fino allo scorso anno c'erano il Palermo, il Bari, l'Avellino, c'erano 7-8 squadre che avevano avuto una storia in Serie A, quindi di grande livello. È chiaro che Pescara, per le note vicende che ogni tanto investono club prestigiosi, comunque tradizionali, è scesa in C e dalla C è dovuta ripartire. Non è facile vincere il campionato C, però tu sai che ultimamente le squadre che vengono promosse dalla C riescono addirittura a fare il salto per il club, per cui auguriamo a Pescara di farcela. Va bene, Ivan, ti ringrazio di cuore per il dato lustro. Grazie a voi. No, grazie lustro a noi, buon lavoro. E leggiamo tutti i giorni quello che esce. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Grazie per la disponibilità, sempre gentile, direttore del Corriere Sport, Ivan Zazzaroni. Grazie. E buon lavoro soprattutto, sì. Questi sono gli orari più difficili, perché bisogna fare il titolo della prima pagina, bisogna vedere come va la notturna, devi seguire tutta la confezione del giornale, che non è facile, perché ci sono diverse pagine, diversi sport. Sono minuti concitati, momenti concitati. Con 100 occhi, pronti a vedere, a correggere, a migliorare se possibile. Certo. Allora, iniziamo a parlare del Pescara, Gabriele, perché... Insomma, che finalmente riconquista le pagine... più importanti dei giornali sportivi, che fino a qualche tempo fa aveva degli spazi molto minimi. Ecco. Adesso questa sua cavalcata l'ha riportato da protagonista all'occhio, diciamo, dello spettatore più importante. Risultati e classifiche, poi poi ti chiedo il commento sulla gara di oggi. Si è giocata la 13ª giornata, Gelbison-Turris 1-0, Monopoli-Foggia 0-2, Monterosi-Catanzaro 0-1, Potenza-Latina 3-0, Taranto-Viterbese 2-1, Pescara-Messina 1-0, Avellino-Giuliano 0-1, Cerignola-Picerlo 1-1, Crotone-Andria 2-1, Juve-Stabia-Virtus-Francavilla 2-0. Questa è la nuova classifica, sempre le tre staccatissime in avanti: Catanzaro 35, Pescara 32, Crotone 31, Giuliano e Juve Stabia 20, Gelbison 19, Monopoli, Latina e Foggia 18, Cerignola 17, Monterosi e Taranto 16,
Turris 15, Potenza 14, Avellino e Virtus Francavilla 13, Picerno e Viterbese 11, Messina 10, chiude l'Andria, ultima in classifica con 8 punti, che stava però vincendo 1-0 a Crotone e poi ha perso con vittoria della squadra di Lerda in rimonta. Gabriele, ne abbiamo parlato ovviamente durante la partita, ne abbiamo parlato durante terzo tempo live con Enrico Giancarli, Massimo Profeta, Fabio Ferraresi. Colombo un po' arrabbiato per la prestazione di oggi, forse un po' troppo severo, almeno questa è la mia... Quando, nella mia opinione. Quando decidi di fare del turnover, come ha scelto lui, ti devi mettere incontro che ci possono essere anche delle difficoltà, ci possono essere quelle difficoltà che si accentuano quando tu sbagli troppo sotto porta. Pescara ha costruito, ha avuto occasione, ne ha sbagliate tante, devi segnare un po' di più, devi essere un po' più concreto, perché altrimenti anche le partite sulla carta più semplici, non ci dimentichiamo, il Messina è penultimo in classifica, diventano complicate. Bisogna essere più concreti, però il fatto che si crei è una testimonianza di una squadra viva, di una squadra che fa gioco, che è sempre in partita e che si può giocare la Serie C con il contro il Catanzaro. Avremo la partita chiave fra due domeniche. Prima c'è la Turris, però. Prima c'è la Turris, ovviamente, però l'occhio del tifoso è già focalizzato verso il 27, quando Pescara in casa dovrà affrontare la prova del 9, che sarà... Per me il Catanzaro è superiore al Pescara, ma questo non significa che il Pescara non possa batterlo, come capita in tante partite anche in Serie A, che la squadra meno forte vinca. C'è il pubblico, c'è la motivazione, c'è la capacità di stare fisicamente a posto. Pescara se la può giocare. Ma il tuo giudizio sulla prestazione? Sulla prestazione non è stata, le ultime due non sono state partite esaltanti, ma se vinci anche quando non giochi benissimo, vuol dire che è una stagione positiva, che ti vanno bene anche alcune cose che in altre stagioni magari non ti andavano bene. Certo, per battere il Catanzaro ci vorrà un Pescara diverso, che non subisca, ma che soprattutto sfrutti meglio le tante occasioni che riesce a costruire. Secondo me la chiave di della partita è stata proprio quella. Cioè, sì. Se il Pescara fa 2-0, noi qui siamo tutti ad applaudire. Io non credo molto ai turnover, perché la squadra deve essere quella, poi puoi fare un cambio, due, sì, ma la squadra base deve essere quella e su cui costruire tutta una stagione. Poi il turnover, quando hai bisogno della panchina, se hai dei panchinari forti e il Pescara ce li ha, quindi è un buon organico, allora sei a posto. Però io i cambi, i tanti cambi per far riposare, è gente che fa soltanto questo di mestiere, non si deve riposare oltremodo, il giusto, il minimo indispensabile. Nel ciclismo come funziona invece, Umberto? Quando uno non è al top, che fa? Deve limitare i danni? Com'è? Senz'altro, specialmente nelle corse a tappe, stai lì calmo e poi quando c'hai i numeri fai... È così anche nel basket? Nel basket c'hai la settimana per lavorare, ma non ti puoi fermare, ti devi allenare e se salti una domenica per... come questa domenica noi abbiamo saltato per la finestra FIBA la partita, abbiamo dovuto fare un'amichevole con Latina, una cosa il basket per limitare i danni forse è difficile, Gabriele, no? È cioè, uno senso. Che se tu... Però si può cambiare tipo di gioco forse, quando una squadra non è al top chiaro, fisicamente. Nel calcio se tu c'hai la palla un'ora non è detto che vinca, nel basket se c'è il pallone 30 minuti su 40 vinci. Questa è una regola che... A me quest'anno il Pescara calcio mi fa piacere per Sebastiani che merita, è un amico, però ho visto che anche l'allenatore è una persona molto educata, molto preparata, che Colombo entusiasma quando fa questi tipi di lavoro. Io gli rimprovero soltanto, a parte il turnover un po' esagerato, di impiegare poco delle monete. Giocatore di qualità, di categoria superiore, di tecnica superiore, è un giocatore che crea difficoltà agli avversari, uno dei pochi che salta l'uomo, crea superiorità numerica, produce gioco e ha inventiva, fantasia, profondità. Non si può rinunciare troppo a questo ragazzo, invece lo vedo impiegato troppo poco. Jimmy De Nicola è campione italiano di motocross, invece per vincere in motocross bisogna essere al top sia fisicamente, soprattutto di testa, no, mentalmente. Beh, è uno sport individuale, quindi non puoi né saltare una tappa né... Non c'è modo di tamponare, diciamo, o sei davanti in tutte le tappe, se no non vinci. Però magari qualche calcolo si può fare, no? Certo, se sei lì, qualche calcolo si può fare. Tu per esempio a Tormina, alla Supermare Cross, dovevi vincere
Sì, quest'anno per sì, forza, sì, perché forse chi ti precedeva inizialmente ho saltato, in classifica ha fatto ho saltato delle manche a inizio campionato per un infortunio e quindi sono riuscito a recuperarlo solo vincendo tutte le successive. Ci vediamo il servizio. Poi Giovanni, parentesi, sì. Oggi era una partita particolare contro l'ex tecnico Auteri, quindi c'era la voglia di qualcuno, sì. A parte erano tutti nuovi, quindi più che dei giocatori della società che voleva prendersi una rivincita sulle scarse prestazioni che ha avuto un anno fa. Intanto, quarta vittoria consecutiva, 10 risultati utili di fila per i biancazzurri di Alberto Colombo. Ci vediamo al servizio su Pescara Messina realizzato da Massimo Profeta. Pescara Messina di fatto un testa coda, ma ogni partita fa storia a sé, non è affatto banale ricordarlo. Come previsto, 4 cambi rispetto al match con la Gelbison. Cominciano dalla panchina Milani, Palmiero, Mora e Lescano, dentro Crescenzi, Craia, Aloi e novità sostanziale Edoardo Vergani per l'ex Inter, prima da titolare in campionato nel tridente completato da Cuppone e De Sagus. Per contro il Messina dell'ex Auteri, sempre KO in trasferta, sistema di gioco 4-3-3, in difesa ritrova la maglia da titolare Angileri, terzino sinistro, Fazzi mezzala, Mallamo play davanti con Grillo e Catania, non c'è Curiale ma Iannone, ospiti aggressivi ma organizzati, l'approccio dei biancazzurri non è memorabile quanto basta tuttavia per creare le prime 2 palle gol. Cuppone scambia con Jabouai e si mette in proprio, destro respinto da Lewandowski, Angileri cerca invano di svuotare l'area ma serve De Sagus che spreca l'impossibile. Subito dopo, Craia da fuori, terreno bagnato, la palla schizza, attento Lewandowski. Da questo momento in poi, per una 20 di minuti, Messina più aggressivo, ma ai biancazzurri è sufficiente un'accelerazione. Minuto 31, pallone tenuto vivo da Aloi, quindi spunto e cross di Cancellotti, Vergani brucia tutti. 1-0 Pescara, terzo gol in campionato per il classe 2001, arrivato in estate a titolo definitivo dalla Salernitana. Da capitano ancora decisivo il contributo di Tommaso Cancellotti, che non finisce di stupire. Ripresa, già ammonito, Jabouai viene rimpiazzato da Mora, pronti via, l'azione più bella della partita, scarico e attacco della profondità, o tocco e via, Vergani apparecchia per Cuppone che conclude debolmente. Versante opposto, combinazione Iannone, Baldé, subentrato a Grillo, Catania che dal limite impatta male, alza i giri Crescenzi, qui il terzino va via a Trasciani, assist per Craia che apre troppo il compasso. Qualche minuto più tardi, ispirato dal ricamo di Vergani, devastante Cuppone che in campo aperto saluta Fili, faccia a faccia con Lewandowski, esterno destro, reattivo, l'estremo siciliano ex Teramo. Negli ultimi 15 minuti, dopo un'altra occasione senza immagini, non sfruttata da Colai, subentrato a De Sagus, il Pescara non chiude i conti e in un paio di circostanze si fa trovare scoperto, ma i limiti offensivi degli ospiti sono a dir poco evidenti. Finisce così 1-0, decimo successo stagionale, quarto consecutivo, sesto clean sheet, solo applausi per una squadra meravigliosa. Gara Colombo, tutt'altro che scontata, lei ieri lo aveva fatto capire in conferenza. Ma non ci sono gare scontate, anche se poi oggi al termine della partita un po' di incazzatura ce l'ho. Sicuramente stavamo soffrendo oltre misura, no? per come poi si era messa la partita. E lì, nel senso che abbiamo fatto comunque 50-60 minuti anche nel primo quarto d'ora o 20 minuti del secondo tempo, che sembrava una squadra, non dico padrona, ma che potesse chiudere la contesa. E molte volte poi, se non sei determinato, ho la sensazione quasi come che ci specchiassimo nella nostra bravura o nella nostra superiorità territoriale in quel caso, senza poter chiudere e dover chiudere la partita. E poi negli ultimi 20 minuti quello che mi ha dato un po' fastidio è che ci siamo sfilacciati e sembravamo una squadra con dei reparti stagni a sé stanti, dove non c'era collegamento e ognuno andava un po' per la sua strada, e abbiamo rischiato anche qui oltremodo per quello che di solito siamo abituati a fare. Pescara l'ho visto, Sebastiani, quando ha la possibilità di costruire squadre, fa squadre forti. Questa è una squadra forte sul piano tecnico, sul piano tattico, perché è una squadra che gioca a calcio. Dopo il Catanzaro, secondo me, che è di un'altra dimensione, però poi le partite dopo il Catanzaro la squadra migliore, ma già l'avevo vista e quindi già sapevamo a cosa andavamo incontro.
Servizio di Massimo Profeta, le interviste di Enrico Giancarli. Partiamo da Colombo. Gabriele, un giudizio sulle sue dichiarazioni? Ma lui è rimasto, sperava che fosse più semplice la pratica con Messina, altrimenti non avrebbe fatto i quattro cambi, no? Sì. Li ha fatti in virtù di una superiorità che gli veniva riconosciuta a Pescara, però sai, non sempre poi tutti sono al top e quando sbagli troppo sotto porta finisce che devi soffrire. E gli ultimi 20 minuti, ha ragione lui, non sono stati brillanti, però insomma si può ritenere contento, ha messo in piedi una squadra completamente rinnovata, quindi solo due sono i vecchi, per cui non è facile assemblare, dare continuità, dare una fisionomia, una personalità, una squadra quando la devi costruire da zero. Per cui c'è anche un calo di brillantezza, Gabriele, ci può stare, ci può stare, perché in una fase sei un po' brillante, è importante che per il 27 la ritrovi questa brillantezza e noi si possa rivedere in un Pescara un po' più incisivo, che soffra meno soprattutto e che concretizzi di più. Invece le parole d'Auteri come vanno interpretate? Quando Sebastiani ha la possibilità di costruire squadre forti lo fa, e lo fa anche bene. Ha detto bene. Che un anno fa non ha avuto questa possibilità e quindi non era una squadra forte. Perché? C'erano troppi contratti ereditati. Per me perché c'era lui in panchina, poi la spiegazione è molto più semplice. Però lui praticamente ha messo quasi critica alle squadre di un anno fa, che se vogliamo non era una squadra scarsa, non era costruita ma non era neanche scarsa. E ci si aspettava dal signor Auteri, dal suo grande calcio che hanno sponsorizzato in tanti ma che io non ho visto, che ci fossero dei risultati migliori. E invece è arrivata a più di 20 punti dalla testa, quindi praticamente non si è visto niente. Non si dimentichi Auteri che il Pescara doveva fare due gol almeno per non perdere, non per vincere, per non perdere. Quest'anno con un gol si ha capito che si può anche vincere. Cioè le sue parole che cosa significano, Gabriele? Che l'anno scorso la squadra non è stata assemblata bene? No, non è stata assemblata bene, che non è stata costruita, che gliel'hanno data così com'era, come dire, arrangiati. Ma voglio... Vabbè, per quanto riguarda il centrocampo... possiamo essere d'accordo sì, con sì, ma non è che fosse la squadra scarsa in Pescara un anno fa. I centrali, sì. Nel 3-4-3. Non ha dato i risultati che volevamo, ma non è che fosse la squadra scarsa. Poi a gennaio è stata rinforzata. Quindi lui non è stato mai in corsa, non ti puoi lamentare. Infatti hai fatto un bel salto dal Pescara al Messina, sei penultimo in classifica, quindi stai tranquillo Auteri, che per retrocedere c'è sempre tempo. Oggi però ti è piaciuto il Messina come organizzazione? Sì, ma sai... impostare una squadra che lotta per salvarsi è più facile che impostare una squadra che deve vincere. Un anno fa doveva vincere e non c'è riuscito, quest'anno deve cercare di salvarsi, non ha grandi mezzi, gli va riconosciuto, però insomma non è che è venuto qua e abbiamo visto chissà che, abbiamo visto una squadra che voleva difendere e non c'è riuscito, e meritatamente ha perso. L'ultimissima, poi torneremo a parlare di Pescara, tra poco si collegherà Enrico Giancarli con noi, e te la faccio su Vergani, perché insomma, alla prima da titolare, andare in gol, per un attaccante giovane che è in cerca di riscatto, sai, scuola Inter, poi Bologna, Salernitana, ripartire dalla C non è facile. Diciamo, no? Su un giudizio c'è unanimità di consensi, cioè che la panchina del Pescara è valida, quindi puoi avere bisogno di qualcuno, e quel qualcuno come Vergani entra e segna. Metterne quattro nuovi è un azzardo a mio avviso, però la panchina del Pescara è valida e ci si può fare affidamento e l'allenatore lo sa. Ecco, l'unico dubbio che ho, e lo ripeto, è che tra i panchinari c'è anche delle monache, che il miglior giocatore che ha il Pescara merita maggiore considerazione. Perfetto. Nel 17enne Marco Dalle Monache, che è un pupillo di Gabriele De Bari, possiamo definirlo così. Quando lui entra, anche domenica scorsa, spacca le partite, no? È l'unico giocatore che crea la superiorità, è incisivo, ha fantasia, dà profondità al gioco, ha il dribbling, quindi perché sto ragazzo va sacrificato così? Io gli darei maggiore spazio, spero che il mister lo capisca e anche lui si adegui, perché anche nelle amichevole estive, dove Pescara è andato male, l'unico giocatore che ci ha fatto un po' divertire qualcosa è stato Delle Monache. Assolutamente, sono d'accordo. Umberto, il tuo giudizio? Delle Monache, un ragazzino di 17 anni, dovrebbe giocare? In Italia si punta poco sui giovani. Si punta fa poco giocare i giovani è sempre valido, però... Tu che sei uno scopritore di giovani talenti, no? Se l'allenatore ha preso questa decisione ci avrà anche le sue ragioni.
lui è dalla porta. Ci hanno sempre ridotto. Vediamo se sono valide. Se sono giuste o no. Iniziamo a parlare di ciclocross, perché oggi c'è stata questa bellissima manifestazione. Umberto Ovindoli, quinta tappa del Giro d'Italia. Ce la racconti un po' in sintesi? Tanti partecipanti, tanto freddo anche questa mattina, no? Stamattina già ai bordi c'era un po' di neve e pioveva. Indubbiamente lì si doveva fare due corsi internazionali su strada, parlando col sindaco, mi ha detto aspetti, poi quando mi ha detto vabbè partiamo, e non si faceva più in tempo a fare una gara su strada. Allora se vuole fare una tappa di Giro d'Italia di ciclocross, che poi per prendere anche strada, che non c'era data, però è uscita bellissima, sono partiti 450 atleti, e praticamente sono rimasti soddisfatti. Dobbiamo dire grazie alla regione che ci ha dato una mano per fare al comune di Ovindoli, e poi anche della Rancuscina, che per il ciclismo fa sempre dei sacrifici. Assolutamente. Ricordiamo che questa manifestazione, Umberto, è nata proprio con il supporto chiaramente della regione Abruzzo e con la sinergia tra la SD Romano Scotti, il Velo Club Montesilvano. Sì, ma Romano Scotti c'ha, lui è titolare del giro. Comitato organizzatore. Però, Scotti non è che vuole i soldi e basta, non è che sta lì per passione, ma invece la regione ha fatto dei sacrifici anche. Come adesso quest'anno abbiamo anche la partenza del Giro d'Italia, per me è un colpo grande, però c'è anche chi dice che ha speso troppo. Però c'è 35 ore di diretta Rai. Per essere al centro del mondo, al centro della pubblicità, ci vogliono i grandi eventi. L'evento fino a se stesso piccolino non conta niente. È per quello che i ti grandi dico, eventi costano, ma i grandi eventi ti portano l'immagine in tutto il mondo e ti fanno lievitare della pubblicità nel mondo, che poi ti deve dare una mano nel ritorno economico. Ma lo so, ma infatti sono collegato 168 paesi. 35 ore di diretta Rai. Lo vedono milioni, miliardi di spettatori. Fa vedere delle bellezze in Abruzzo, che ce ne sono tante. Io penso che dobbiamo dire grazie a questa manifestazione. I grandi eventi, possiamo sintetizzarla così, sì, Gabriele, che costano, giusta, costano, ma ti portano dei ritorni importanti. E tu devi puntare a quello. Ti faccio un esempio, no? Il crono che apre il giro e che fa vedere la costa dei trabocchi, essendo una tappa non in linea, a cronometro, tu quelle zone cominciano a farti vedere a mezzogiorno, finiscono alle 5, sì. Le vedi per 5 ore continuativamente, mentre la tappa in linea passano e vanno via, invece lì no, cioè sono momenti che diventano ore e ore che diventano soldi. Ma io con questo non è che dico che bisogna fare solamente i grandi eventi, perché anche per aiutare i giovani ci vuole anche l'interesse, anche, però i grandi eventi ti porta anche altri sport. Lì per 5-6 giorni nel mondo sportivo i giornali parleranno dell'Abruzzo, certo. Le televisioni parleranno dell'Abruzzo, di un punto particolarmente che attrae, e lo si vedrà per ore, e quindi andrà nel mondo l'immagine della nostra regione. Questo è, diciamo, fare la promozione. La promozione si fa soprattutto con i grandi eventi. Ma e i grandi eventi costano. L'anno scorso siamo stati orgogliosi che ha vinto il giro un corridore nostro, anche se australiano, però due anni fa ha fatto secondo e l'anno scorso ha vinto. Allora, la vuoi raccontare adesso la storia o la raccontiamo dopo? No, vabbè, la dobbiamo raccontare. L'abbiamo raccontata tante volte. Vabbè, magari qualcuno loro. Arriva qua a Pescara. Ha vinto il Giro d'Italia, un australiano, Hindley, è stato con Umberto per Umberto quanto? Due anni con Umberto. Era un ragazzino promettente, poi si è formato sulle nostre strade, Gabriele. Sì, no? Una bella, ma poi, vedi, c'è un episodio. Ci sono stati alcuni canadesi che, avendo visto la corsa in Abruzzo sulla Maiella, sono venuti in Abruzzo, hanno preso delle biciclette in affitto da Palmiro Maciarelli e sono andati a scoprire questa salita venuti dal Canada. E questa è un po' la... Cioè, quanto mai sarebbero venuti se non l'avessero visto in TV? Questa è la promozione dei grandi eventi, che lo vedono in ogni parte del mondo, c'è qualcuno che poi dice voglio andare a vedere quella zona. A proposito del Giro d'Italia di ciclocross, di questa quinta tappa, Umberto, mandiamo in onda anche
un paio di interviste, una realizzata a Fausto Scotti, che è il presidente del comitato organizzatore, e una a Marco Pavan, che è il vincitore, no, della gara, sì, della quinta tappa. Ne sono sei, si conclude, sì, l'ultima a Gallipoli, a dicembre, l'atto finale. Le interviste. Una quinta tappa veramente spumeggiante, siamo stati contenti di questa pioggia, un percorso molto tecnico, con salite lunghissime. Abbiamo visto i ragazzi che hanno fatto la differenza, coloro che erano abbastanza preparati sulla salita hanno fatto la differenza, qualcuno nelle categorie più piccine andavano a piedi. Questo fa sì che comunque trovano dei percorsi differenti e fanno un po' più di tecnica. Abbiamo detto che più si andava avanti con il Giro d'Italia più diventavano un po' più impegnativi i percorsi, e così abbiamo fatto. Stamattina ha dato un pochettino di neve, poi si è trasformata in acqua, e ci ha graziato un pochettino con i bambini più piccolini, che comunque hanno corso su un percorso non tanto scivoloso, e questo è andato bene. Un ringraziamento va fatto alle forze dell'ordine, a tutte le associazioni che comunque ci hanno dato una grossa mano, e al sindaco e a tutti i cittadini che ci hanno permesso di chiudere la città. Poi comunque abbiamo avuto dei problemi dove le transenne cadevano per troppo forte, troppo vento, abbiamo ridotto il percorso in accordo col giudice di gara e siamo riusciti a coronare questo desiderio che c'era da tutti i cittadini di Ovindoli, che continuo a ringraziare per quanto ci hanno dato. Siamo stati molto bene anche nelle strutture alberghiere, siamo riusciti a dare una mano anche al turismo, quindi questo è importante, è uno dei primi nostri obiettivi. E che dire, oltre 320 partenti, tantissimi bimbi, e quindi Giro d'Italia è una grande famiglia, e ci vediamo a Gallipoli. Marco, finalmente il vero ciclocross. Sì, oggi ci ha messo dura prova sia il tempo sia le temperature, diciamo che da oggi inizia ufficialmente la stagione del ciclocross. Che tipo di percorso era, Marco? Ma un percorso molto impegnativo che ci ha messo a dura prova con queste lunghe salite che comunque da inizio stagione non siamo abituati a fare, e anche il freddo, come abbiamo detto, ci ha messo a dura prova. Oggi avete corso in mezzo a uno scenario straordinario, Ovindoli e le sue montagne. Sì, non sono riuscito molto a godermi il panorama, sia dovuto al tempo che al resto, ma abbiamo fatto un giro in paese ed è un paesino molto carino. Siamo in onda. Umberto, che manifestazione è stata? L'abbiamo già detto, bellissima, anche un bel percorso. Ma è indubbiamente stato bellissimo, però noi come organizzatori abbiamo fatto 13 giri d'Abruzzo Open, abbiamo organizzato la settimana tricolore e tante altre manifestazioni. A me mi è piaciuto, però la strada è la strada. Ma quelli che fanno ciclocross fanno anche ciclismo su strada? Sì, fanno, non tutti, ma quasi. I più grandi, sì. Ma i paesi nordici fanno tanto ciclocross. Tu vedi Van Aert, è uno che vince nel ciclocross e vince sulla strada. E guadagnano tanto, perché le tappe dei circuiti internazionali sono tappe che, come diceva lui, sono a pagamento. Lo spettatore deve pagare. È sempre pieno. C'è un movimento, tutti i più grandi sono 6, 7, 8, che veramente... Alberto, quali sono le differenze principali tra strada e ciclocross? Cioè, uno deve avere... La strada è un'attività molto più leggera, il ciclocross è pesante, perché quando... certe volte il mando stradale è asciutto, ma invece certe volte c'è 30 centimetri di fango, e praticamente... significato. Perfetto. Poi quando vai lassù nel nord vogliono vedere i sacrifici e basta, non è che se ne interessano tanto. Noi come sulla strada non abbiamo grandi interpreti nel ciclocross della Coppa di Europa. Però c'erano abruzzesi ovviamente in questa tappa, no? In questa tappa. Sì, c'è anche dei ragazzini, oggi che sono partito, sono andato anche bene. Però prima si faceva anche di più. Io ho avuto per tanti anni di fare attività agonistica di ciclocross, fai mondiali, abbiamo fatto le coppe del mondo, però capito. Noi abbiamo avuto il grande Renato Longo, sei volte il campione del mondo, e poi, ma erano poche, in quell'epoca c'era Volchow, un tedesco,
poi è venuto un altro italiano, Pontoni, ma se tu guardi la Coppa del Mondo di 5 agosto, a parte che c'è uno spettacolo di fuga straordinario, ma ci sono una decina di interpreti, tutti più o meno allo stesso livello, che ci sono due o tre superiori, ma il contorno è veramente di grande richiamo tecnico. Quindi è anche spettacolare, credo. È uno spettacolare, no? Pagano 35 euro a biglietto per vedere una gara che fa anche 200.000 spettatori. Cioè è una cosa che noi non abbiamo questa specialità, perché in Italia è un periodo negativo sia per il ciclismo professionistico su strada che quello su ciclocross. Però domani non cominciamo a fare polemica. In Italia sai cosa manca? Sai cosa manca in Italia? Manca le grandi società. È inutile che se vogliamo fare delle squadre pro tour, che una squadra minima che spende 40 milioni, non c'è uno sponsor che spende. Ma neanche 20 da 20 che ce l'abbiamo. Questo è il discorso. È quello il motivo, solo economico? Sì, perché nella parte del ciclismo, che ha avuto squadre con i migliori corridori del mondo, adesso non all'improvviso, ma da qualche tempo. Perché ha cambiato la categoria? Non quando parte le produrre ammazza i professionisti ammazza le Continental. È come chi sopravvive. Però secondo Gabriele manca anche il campione, o no? Mi dicevi. Beh, non è che manca il campione che trascina un po' il movimento, è vero? Ma se vado io, per esempio, come tutti gli anni che andiamo a fare il giro dei giovani. E prendo un ragazzino che ha vinto, non ha vinto, sì, può uscire, come due anni fa col colombiano abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Però ci sono le squadre pro tour che per fare una squadra under solamente di sponsorizzazione c'ha 4 milioni, migliore attività, migliore attrezzatura, migliore di tutto. Io che posso fare? Gli posso dare fastidio? Sì, può capitare una volta. Però non è che... Quando tu non hai una squadra pro tour che partecipa a tutti i più grandi avvenimenti, a tutte le più grandi classiche del mondo, come fai a uno che non si allena in funzione di questa attività? Forse è sbagliato, che... dovrebbe tornare come prima, dilettante primo e secondo. Ma i nostri... Allora, siccome non riusciamo a trovare un punto d'incontro, vorrei sapere qual è l'opinione di Enrico Giancarlo a riguardo. E abbiamo in collegamento Enrico... Mi senti? Ciao Giovanni, un saluto a te, un saluto a tutti gli ospiti in studio, gli amici del basket che vedo numerosissimi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Enrico, allora stavo parlando di ciclismo, no? Della disparità, delle differenze a livello di potenziale economico tra le squadre italiane e quelle estere, no? Umberto faceva riferimento al budget anche per formare squadre dilettantistiche, giovanili, no? Giovanili, c'è una differenza pazzesca, è un po' questa la causa di una... dico crisi, però di un calo di rendimento, un periodo negativo non molto diciamo non positivo del ciclismo italiano. Enrico, secondo me è un problema di fondo quello del ciclismo italiano, perché credo che con l'addio di Vincenzo Nibali quest'anno faremo tanta difficoltà nelle corse a tappe e faremo tanta difficoltà anche avere con il contemporaneo addio anche di Sonny Colbrelli un corridore veramente vincente nelle corse che contano. Ci sono tanti giovani, ma c'è anche un po' un problema di cultura, e per cultura intendo anche la qualità delle squadre, la solidità delle squadre. Noi stiamo vedendo in primo piano la UAE Team Emirates di Tadej Pogačar, ecco la UAE, mi viene da pensare alla Lotto di Vingegaard, alla Jumbo di Vingegaard e di Roglic, o alla Ineos di Egan Bernal. Sono squadre che hanno dei budget troppo più importanti, troppo più grossi di quelle che sono di quello che è il potenziale che un'azienda italiana può esprimere oggi. Quindi io credo che bisogna fare una riflessione profonda per andare a guardare cosa sta succedendo al ciclismo italiano. Tanti anni fa il ciclismo italiano era dominante, mi riferisco ai tempi del nostro Danilo Di Luca, di Paolo Bettini, di Damiano Cunego, di Mario Cipollini. In tutti i tipi di corse il ciclismo italiano poteva vincere. Poi è arrivato Vincenzo Nibali con Fabio Aru, io avevo tante speranze in Giulio Ciccone, ancora continuo ad averla. Poi però con il tempo questo trend si è invertito, oggi l'Italia è nettamente indietro sia come individualità di corridori sia soprattutto come gruppi, come squadre e come potenziale per poter essere alla pari con queste squadre. Guardate la UAE, per la prossima stagione ha ingaggiato fior fiori di corridori che sarebbero capitani in tutte le squadre World Tour e invece andranno ad appoggiare Tadej Pogačar alle Tour de France. Stesso discorso per Vingegaard, che ricorrerà un'altra volta il Tour de France con una squadra in appoggio, che è qualcosa di straordinario.
Io credo che prima di guardare la crisi del talento italiano vada guardata anche un po' la crisi del movimento a 360 gradi. Oggi l'Italia non ha un potenziale da poter esprimere nel ciclismo mondiale, tant'è che non mi sembra ci siano squadre World Tour. Umberto? C'ha ragione, non è che... Ha ragione. Però il ciclismo piace, anche in Italia siamo stati sempre i maestri del mondo. Adesso ci dicono che i giovani italiani sono finiti. Ma non è così, perché se si cambiano i regolamenti, il ciclismo italiano ritornerà sempre forte. Ottimista Umberto Di Giuseppe. Gabriele? È giusto che debba essere, perché peggio di così è difficile andare. Enrico? Ma vedi Umberto, vedi Gabriele, quando tu hai dei corridori italiani comunque forti, io mi riferisco ad Alberto Bettiolle che ha vinto un Giro delle Fiandre, che in Belgio, che è la capitale del ciclismo, è come vincere un mondiale di calcio per un italiano, le qualità le hai se fai quel tipo di corsa, problema che non hai quelle grandi strutture che ti permettono di avere una Lotto Jumbo piuttosto che una Ineos, piuttosto che una UAE Emirates con cui progettare e tirar fuori i tuoi campioni. Sta facendo tante difficoltà Savio, no Gabriele, tu lo sai bene, con l'Androni, Savio che ha tirato fuori fiori di talenti negli ultimi anni, italiani e non, da Bernal a Sosa, lo stesso Ballerini, e adesso fa fatica, addirittura non si sa se sarà ancora al via per la prossima stagione, c'è rimasta la Bardiani, io ho tante speranze nel progetto di Davide Cassani, ma così allo stato attuale delle cose... la mia grande speranza resta quella dell'exploit di Giulio, e per Giulio intendo Ciccone, perché resta per me un corridore con grandissime qualità che però non è mai riuscito, e devo dar ragione a Gabriele De Bari, a dimostrarle con continuità nell'arco di un giro. Umberto ne sa qualcosa di come si tirano fuori talenti, perché io mi ricordo nel 2014, nel 2015, quando Jay Hindley con l'Aran vinceva le corse, aveva grandi speranze all'Aran di Umberto, poi è tornato in Australia, ha vinto il Giro Under 23 al Gran Sasso e piano piano è diventato Jay Hindley. Io di Hindley mi ricordo nella tappa dei laghi di Cancano che ho commentato per Sky con il Giro d'Italia, una volta vinta quella tappa e vestita la maglia bianca, io parlando in mix zone gli ho detto che ero abruzzese, lui mi ha guardato e mi ha fatto: quanto mangio ancora Umbertone? E lì si è tutti quanti scoppiati a ridere. Però questo per dire che un corridore come Jay Hindley è affezionato con la maiuscola Umbertone. Ma indubbiamente. No, ma Umberto, questo per dirti che tu sei un esempio di come si costruiscono i talenti. Però non si può sempre puntare su un giovane che arriva da fuori e farlo diventare campione. Il ciclismo di oggi ti dice che le squadre come la Jumbo, come la UAE, come la stessa Ineos, la De Koenig Quickstep, sono squadre troppo forti a livello di budget per poterci competere. Io mi auguro che gli italiani di queste squadre riescano a loro volta ad emergere, punto molto su Piccolo, un corridore che a me piace molto, però devo darvi ragione, siamo tanto indietro rispetto agli anni di Bettini, di Di Luca, di Bartoli, dei primi anni di Vincenzo Nibali. Dopo il Giro d'Italia, Tour e Vuelta di Nibali, al momento io faccio fatica a pensare a un corridore italiano che possa essere a quel livello. Ma Indri per l'anno prossimo ha mandato già un altro australiano, speriamo che vada forte. Però ti voglio dire una cosa, non ce la prendiamo solo col ciclismo che andiamo piano, perché una nazione come l'Italia col calcio che non va ai mondiali, io penso che sia una cosa che si dovrebbe parlare tanto, con tutti i milioni che prendono. Da campione d'Europa, Gabriele. Sì. Allucinante. Enrico, qualche curiosità per Umberto, così poi ti salutiamo. Anzi no, dobbiamo parlare di basket con te, perché c'è Gianfranco che aspetta qua, anche le tue domande, Gianfranco Mucci. Enrico, una curiosità per Umberto. Te la faccio subito la curiosità, però poi mi devi concedere anche una domanda a Gabriele De Bari su Auteri, perché ci tengo troppo a sapere una cosa da Gabriele. No, già si è espresso. No, vabbè, ma io ho una domanda mia personale. Ok, vai. No, Umberto, io voglio aggiungere un altro aspetto del ciclismo di oggi che è cambiato rispetto a tanti anni fa. In questo l'Italia ha fatto fatica ad adattarsi, per completare il discorso. Quale? Le generazioni di Vincenzo Nibali erano generazioni, e quindi non è che siano generazioni tanti anni fa. A 27-28 anni iniziavi a competere in un grande giro. Oggi Ayuso a 19 anni mi arriva sul podio della Vuelta, Evenepoel a 21 mi vince mondiale Vuelta, Pogacar a 23-24 anni ha vinto il Tour, Vingegaard a 25 anni ha vinto il Tour, sono Van Aert è giovanissimo, Van der Poel è giovanissimo, hanno praticamente vinto tutto quello che potevano vincere con le grandi classiche.
Oggi è cambiata l'età media del ciclismo, oggi a 20-21 anni, se non sei un campione, le grandi squadre fanno già fatica a puntare su di te. Prima invece, a 21 anni, eri ancora negli under 23 e l'estate andavi al mare, oggi il mare non lo vedi più a 18 anni, fai già il lavoro dei professionisti, quindi è un'altra tipologia di allenamento, un'altra generazione di corridori. Non so quanto potranno durare negli anni questi corridori, però secondo me l'Italia su questa metodologia si è fatta anche trovare un po' impreparata. Che dice Umbertone? Ma indubbiamente, però io sono convinto che ci sono atleti e atleti, cioè chi ha 19 anni può vincere, perché non è che adesso 19, anche Saronna ha vinto a 19 anni. Uh-huh. E praticamente ci sono tipi e tipi, c'è cioè chi va in forma subito, chi praticamente ci vuole l'età. Ricordiamo Potenzano, ha fatto i primi 4 anni, 6 anni da professionista, non ha vinto nulla. Dopo ha vinto 3 campionati italiani. Praticamente c'è chi è che va in forma subito, chi... oppure mi sbaglio. No. Saronna è stato il più giovane vincitore italiano di un Giro d'Italia a 21 anni. Max ha vinto che aveva 5 anni più. Però quella è stata un'eccezione, Umberto, perché... Oggi si iniziano a vedere questi campioni dominanti nel mondo a 19-20 anni. Quella di Saronni era un'eccezione. In quegli anni e anche fino a 4-5 anni fa, da 28-30 anni si iniziava a vincere. Ma tu lo sai meglio di me che purtroppo il ciclismo è questo. Tu dici che è cambiato, ma è cambiato anche in peggio e in meglio. Quest'anno, un po' di anni, il ciclismo è tutto diverso. Ci sono squadre troppo forti. Quando c'era Merckx che aveva 14 campioni come gregari, vinceva anche Merckx. Uh-huh. E come vinceva? Vinceva solo come Merckx. Sì. Enrico, vi interrompo un attimo perché devo andare in pubblicità. Poi sono qua. Vado in pubblicità, a tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, stavamo parlando di ciclismo con Umberto Di Giuseppe, Gabriele De Bari e Enrico Giancarli. Adesso apriamo la pagina relativa al basket. Enrico, sei ancora collegato? Sì, sei ancora con noi? Sì, sono qua. Eccoci. Abbiamo Gianfranco Mucci, ragazzi dell'Under 14, anche una rappresentanza dell'Under 17, tanti giovani di belle speranze. Inizio subito con Gianfranco, che è l'assistant coach di Stefano Raiola. Oggi giornata, vi siete allenati, però non avete giocato. Mercoledì si torna sul parquet, in trasferta a Mantova, quindi doppia trasferta, no? Mercoledì e domenica, poi con la Fortitudo a Bologna, in trasferta, sì. Un'altra gara affascinante, 2 vittorie e 3 sconfitte in queste prime 5 giornate di campionato, una squadra che ha comunque margini di miglioramento, una squadra giovane, molto sì. Innovata, no? Sì. Rispetto all'anno scorso, però ci sono tutte le premesse per fare un bel campionato. Assolutamente. Allora, prima che niente te rispondo, sì. È una squadra giovane, sì. Stavamo parlando dei giovani, quindi Stefano ha costruito una squadra giovane e talentuosa. Uh-huh. Poi, giustamente, devi lavorare. Uh-huh. Esperienza, situazioni, soprattutto difensive, ma abbiamo talento, soprattutto offensivamente, secondo il mio punto di vista, costruita bene. Bella vittoria contro Sansevero nell'ultimo sì. Match. Sì. Enrico, ti chiamo subito in causa perché vorrei proprio un tuo giudizio su questo avvio di stagione della squadra del presidente Marchesani. Forse l'unico motivo di rabbia, secondo me, è la sconfitta nella gara d'esordio di Cividale. Vuoi perché Chieti quella partita doveva vincerla comunque, vuoi perché per qualche problema burocratico non ha giocato Vrankic, che poi è sempre stato determinante per Chieti. Quindi io credo che al di là di quella beffa nella gara d'esordio, poi la stagione stia andando anche forse meglio rispetto alle aspettative, non tanto per il numero di vittorie, Chieti deve comunque recuperare 2 partite, quanto per la qualità del gioco e la chimica che Stefano, e per Stefano intendo Raiola, con lo staff col suo staff è riuscito a creare in una squadra praticamente nuova, c'è solo Bartoli dello scorso anno, e con tanti giovani e un giocatore di grande esperienza che è Joshua Jackson, l'americano che abbiamo visto ora in un tentativo di 1-1, e quindi io credo che sia da 6.5 ma anche da 7 l'inizio campionato di Chieti, probabilmente era un 7 pieno se si fosse vinto la gara d'esordio di Cividale, ma è una squadra che per come gioca e per la qualità dell'organizzazione, che nel basket si chiama chimica, per me può puntare tranquillamente al traguardo playoff. È una squadra che a me piace tantissimo per come gioca, per come è organizzata e per come sa quello che vuole in campo. Poi è chiaro, ci sono squadre
che sono nettamente attrezzate per fare il salto di categoria in questo girone, ne sono almeno 3-4 e non devi giocartela con loro, ma con le altre secondo me Chieti può giocarsela alla grande con tutti. Ecco, queste sono le squadre. Pistoia è un po' una sorpresa, anche se è una squadra forte, io intendo soprattutto Udine, Cento e Forlì sono per me le tre squadre sulla carta più forti. Per il resto secondo me Chieti se la può giocare su tutte. In quella classifica Chieti ha un doppio asterisco perché deve recuperare due partite, vuoi perché Mantova non aveva il campo, vuoi perché Chiusi aveva un giocatore in nazionale olandese, quindi credo che Chieti si possa togliere tante soddisfazioni. Forse è la squadra più bella costruita dal presidente Marchesani e da Max Del Conte negli ultimi anni. Sentite che vi dico. Obiettivo playoff, come dice Enrico? L'obiettivo sempre è stato quello inizialmente di mantenere la categoria degli ultimi anni della società. Non ci ho mai creduto, però. E tu, sai che... Come? No, non ci ho mai creduto io a questo. Voglio fare il Gabriele De Bari, non ci ho mai creduto. Mi piace quando dici queste cose perché comunque stimo, è l'obiettivo, diciamo, di tutti, no? E la squadra, poi Stefano è competitivo, lo conoscete voi meglio di me da quando giocava. È competitivo e lui non dice mai andiamo là a fare il compito, andiamo là a vincere, andiamo là a vincere. Ti rispondo in ordine, quindi sì, dispiace la partita contro Cividale, la iniziale veramente stavamo giocando bene, anche con il problema burocratico di un giocatore importantissimo come Vrankic, che non è potuto essere tesserato per questioni di federazioni. E comunque abbiamo giocato una ottima partita e alla fine, un po' per i fischi arbitrali e un po' per le situazioni di gioco, due punti buttati fuori casa, importantissimi. Ma le potenzialità di questa squadra anche rispetto alle altre, voi conoscete ovviamente anche i vostri avversari, quali sono? Di nuovo, ripeto, squadra ben costruita con il budget che abbiamo, con rispetto ad altre che hanno comunque un budget di solito superiore, ma ben costruita, talento offensivo, siamo giovani, ci sono situazioni difensive sulle quali dobbiamo lavorare un po' di più, però molto talento, veramente sappiamo come far canestro. Una bella atmosfera, un bel clima mi sembra, Enrico, sì, no? Sì. Creato un bel gruppo. Giovanni, ma prima di fare la mia domanda a Gabriele su Auteri, io volevo fare i complimenti per questa splendida squadra in studio, perché il movimento giovanile del basket a Chieti è davvero molto molto interessante. Io ho seguito da vicino anche il giorno della presentazione che abbiamo fatto insieme tutto il lavoro anche del settore giovanile, quindi vi faccio veramente i complimenti perché da lì partono poi i campioni del futuro e quindi credo che si stia facendo un lavoro molto molto importante. Vi faccio i complimenti, poi non so, magari Giovanni vi conoscerete da vicino con tutti i ragazzi che vedo lì alla tua destra. Però no, facciamo così, li presentiamo subito. Assolutamente. Allora. Il microfono ce l'hanno. Ti do una breve spiegazione. Allora, siamo Chieti Basket, sempre società satellite della Chieti 1974, dalla Serie A, che è società del Cesidio di Masso, storico, 34 anni di attività. Facciamo tutti i campionati giovanili obbligatori della categoria di Serie A, che sono campionati di eccellenza. Abbiamo 170 tesserati tra giocatori giovanili e mini basket. E siamo uno staff di 10 allenatori, istruttori e preparatori fisici. Questa società ha creato giocatori importanti come Mancinelli, Bologna, Giampaolo Ricci, De Laurentiis, Ennio Leonzio, Gian Loreto e Gabriele, tanti altri giocatori bel movimento, Gabriele, no? Bel movimento. Sicuramente quando una società negli anni costruisce, coltiva, migliora, incrementa, a lungo andare si crea questo tipo di situazione che diventa un punto di riferimento anche in Abruzzo come squadre di basket. Noi abbiamo avuto Roseto e Teramo nella Serie A, nella massima serie, poi però le situazioni economiche sono precipitate e rimane comunque un'oasi dove il basket ancora in A ci sta e dà la possibilità a tanti ragazzi di avvicinarsi, giocare, crescere e diventare giocatori veri. Perfetto, allora andiamo a conoscere, né? Iniziamo nome e cognome. Piedone Africano. Vabbè, età tanto, siete tutti di 13-14 anni, giusto? Under 14, sì. Nome, cognome, ruolo e perché vi siete avvicinati a questo sport? Insomma, chi è che vi ha spinto a praticare il basket? Allora, mi chiamo Achilles, cognome come Sena. Il mio ruolo è centro. Centro.
iniziato con... Cioè, lui ha cominciato perché c'era era portato proprio. Ho iniziato con circa 10 anni, da 4 anni che faccio basket. Uh-huh. Grazie a un amico? No, grazie a mia zia. Ah, tua zia ti ha spinto. Come si chiama tua zia? La Denise. Salutiamo, la salutiamo. Ti ha accompagnato, cioè lei. Perfetto. Altezza? Metti un po' più vicino al microfono. Quanto sei alto? 1,91. 14. 1,91. E corrisponde ai piedi. Grazie, volevi aggiungere qualcosa? No. Grande passione per il basket. Andiamo avanti. Allora, io sono Matteo Cassone, uh-huh. E il mio ruolo è il centro anche io. E ho iniziato a giocare a basket quando avevo circa 9 anni. 9 anni. E mi è piaciuta sempre questa società, anche della mia città. Quindi è una bella squadra. Bel gruppo, vi divertite? Sì, sì, molto. Però siete educatissimi, vero Gabriele, no? Vero? In silenzio, educati, tranquilli. Bisogna vedere poi quando stanno in campo. No, in campo si devono scatenare. Grazie, in bocca al lupo. Mio nome è Filippo Marandra, il mio ruolo, come tutti gli altri qua a fianco a me, è playmaker. Uh-huh. Ho iniziato a giocare a basket quando avevo 8 anni. 8 anni. Non ho altro da aggiungere. Grazie, grazie. Sono Luigi Miscia e... Che ruolo sono? Hai iniziato? Ho iniziato quasi, ormai faccio quasi un anno che ho iniziato. Mi ha spinto un amico. Sì, mi diverto, mi piace come sport. Perfetto. Qual è il tuo sogno? Dove vuoi arrivare? Ah, beh, mi accontento anche di giocare qua in Chieti Basket. Ah, in Chieti Basket. Questa è una bella cosa che denota attaccamento alla maglia. Partecipare. Senso di appartenenza. Mi chiamo Mattia Lusi. Ciao Mattia. Faccio basket da 7 anni. Fai tutti i ruoli? Ancora non c'è un ruolo specifico. Bravissimo, bravissimo. Bocca al lupo allora, mi raccomando. Lui è l'unico un po' più piccolo rispetto agli altri. Ciao, sono Federico D'Amico d'Atri. Ciao Federico. Ho 16 anni, sono il più grande. Sono l'unico che rappresenta l'Under 17. 17 di questa squadra. Hai iniziato da tanto? Hai iniziato da tanto a giocare a basket? Sì, gioco da quando avevo 5 anni, il mio cugino giocava in questa società e mi sono avvicinato anche io. E... niente. Avete un idolo, ragazzi? Come? Un giocatore che vi piace particolarmente, un idolo? Il mio. Allora, pensando all'NBA mi viene in mente, mi ispiro tanto a Derrick Rose, Kyrie Irving e questi giocatori con... profili bassi. Grazie. Poi ovviamente anche Serie A, i playmaker della nazionale, Mannion, Paiola, Spissu. Perfetto. I campionati sono già iniziati, sì? Avete già fatto qualche gioco? Avete giocato oggi? No, oggi ci siamo allenati, abbiamo già iniziato il campionato, le partite. È un inizio difficile, ma si continua a lavorare e a migliorare. Perfetto, bocca al lupo, grazie. Grazie. Vuoi passare su, poi da Daniele a Umberto li coinvolgeremo quando parleremo con Jimmy. Mi chiamo Giacomo Massimiano e faccio, credo, la guardia. E gioco a basket da quando avevo 8 anni. 8 anni. E... è divertente, insomma. Sì, sì. Come mai il basket? Mio cugino gioca ancora al Chieti e quindi... Ti ha coinvolto. Mi ha coinvolto anche lui in questa società. Bocca al lupo. Ok, grazie. Sono Fabrizio Franceschelli e gioco a basket da quando avevo 5 anni. Mi piace moltissimo questa società perché senza mai abbandonare il divertimento è sempre stata competitiva e mi sono avvicinato a questo sport grazie a mio padre perché mio padre giocava e continuerò tutte le giovanili in questa squadra. Giocava con il Chieti tuo padre? Sì. Ah, perfetto. Grazie, in bocca al lupo. Allora, sono Marrone Giuseppe, faccio la guardia e gioco a basket da 4 anni circa. Uh-huh. E mi sono avvicinato al basket perché in classe avevo molti ragazzi che giocavano a basket e ho deciso di provare e mi sono appassionato. E ti sei divertito. Ruolo, me l'hai detto? Guardia. Ah, guardia, perfetto. E allora io mi chiamo Loris Romano. Ciao Loris. Ho 13 anni, uh-huh. Li compio il 30 novembre. E gioco a basket da quando avevo 4 anni.
Il mio ruolo è la guardia. E mi sono appassionato a questo sport vedendolo, cioè non avevo familiari. Non sei stato coinvolto da un amico, da un familiare? No, solo vedendolo. Solo in televisione? Sì. Ah, perfetto. Qual è l'emozione più bella che provi quando giochi a basket? Perché ti piace? Quando fai canestro? Oh. Non lo so. È la cosa più bella, credo, no? Assolutamente. Grazie, in bocca al lupo. Passiamo avanti. Mi chiamo Luca Orlando. Ciao Luca. E gioco a basket da quando avevo 4 anni. Uh-huh. Il mio ruolo è playmaker. Uh-huh. E mi sono appassionata a questo sport perché volevo fare quello che faceva mio fratello. Ah, ok, ok. Quindi ti ha coinvolto tuo fratello. Com'è questo gruppo? Bello. Sono bravi questi ragazzi? O sì. Ti fanno arrabbiare? No. No, perfetto. Bocca al lupo. Grazie. Io mi chiamo Riccardo Lusi. Ciao Riccardo. Il mio ruolo è il playmaker. Faccio basket da quando avevo 6 anni. Uh-huh. E ho provato basket perché mio cugino ha fatto basket, poi l'ho provato anch'io e mi è piaciuto e ho continuato a giocare a basket. Perfetto, grazie in bocca al lupo. Io mi chiamo Rihanna Ciommo. Ciao. E gioco a basket da quando ho 7 anni, sono una guardia. E anch'io, vedendo mio fratello, ho iniziato a giocare prima lui. E vedendo lui anch'io mi sono appassionata per il basket. Poi vedendo anche qualche partita in televisione ho deciso di iniziare anch'io. Perfetto, grazie in bocca al lupo. Grazie. Ciao, mi chiamo Leonardo Avitto. Ciao Leonardo. Ho iniziato basket quest'anno. Uh-huh. All'inizio ho iniziato col calcio, ma mi sono appassionato col basket. Mi sono subito trovato bene in questa società. E non ho un ruolo ancora preciso. Non ha ancora un ruolo preciso. Perfetto. Stiamo lavorando anche benissimo. Complimenti, ragazzi. Ciao, mi chiamo Matteo Sulpizio. Ho 13 anni e faccio basket da quando avevo 7 anni. Uh-huh. Mi ha coinvolto mia mamma. Ah, che mia mamma gli è sempre piaciuto questo sport. Lo faceva pure quando era piccola. Ah, era piccola, ho capito. Beh, bella storia, ragazzi, un applauso. Beh. Ve lo faccio io, ve lo fate da soli, perché Gabriele è l'amico, il familiare, vedi, però si crea un bel movimento. No? È importante che allo sport abbinino lo studio in maniera seria. Assolutamente. Perché quante volte si allenano a settimana loro, allora, Gianfranco? Diciamo che tra 3 o 4 volte alla settimana, ma anche diversi di questo gruppo si allenano con il gruppo della Under 15, quindi fanno anche spesso quasi tutta la settimana allenamento. Perfetto. Volevo aggiungere, oltre a essere la società satellite giovanile della Serie A2, uh-huh, siamo collegati con la Teate Basket, sì, della C-Gol, sì, che è sempre Massimiliano Dal Conte e il nostro presidente Gabriele Marchesani. Sì. Che sono quelli che, quindi, ragazzi, hanno riportato la pallacanestro. Giovanissimi, a potrebbero andare già a giocare. Certo, la intenzione è quella. Un passaggio intermedio prima di andare in Serie A. Enrico, ci sei? Io ho visto con grande piacere tutta la presentazione della squadra e rinnovo ancora i complimenti perché è davvero un bellissimo gruppo, quello del presidente Cesilio Di Masso, e sicuramente allenato molto molto bene, quindi i miei complimenti. Uh-huh. Io ero debito, domanda a Gabriele, se potete, prima osservazione di Ciccone. Sì, proprio rapidamente, che dobbiamo parlare con Jimmy qui. Allora, rapidamente volevo chiedere un po' a Gabriele De Bari se si è spaventato del finale di Auteri oggi, perché il suo Messina ha giocato molto bene. Ma molto bene, mi sembra un po', sei stato generoso, ha giocato la partita che doveva giocare, gli ultimi 20 minuti era sotto di un gol, si è un po' buttato all'arrembaggio, ma non è che ci abbia impressionato per trame di gioco, per occasioni. Sì, giovani però, Gabriele, senza prime firme, senza nomi. Quando ha avuto le prime firme un anno fa non li ha fatti giocare, quest'anno c'ha le firme che merita e si deve accontentare. Non è fare, però non cominciare, Gabriele. No, ma è la verità. Cioè, un anno fa i giocatori di Serie A non giocavano, le prime firme ce l'aveva, non li impiegava perché non erano consone alla sua tattica, al suo gioco, al gioco di Auteri, che molti a Pescara avevano decantato prima di vederlo. Adesso abbiamo visto che Auteri è un allenatore come l'altro, non è niente di particolare. Sai come volevo chiudere, Giovanni, e poi vi lascio ancora al basket, perché Umbertone, volevo dire anche che in Abruzzo, sì, secondo
dei grandi campioni che cui faceva riferimento prima, negli ultimi anni li ammiriamo soprattutto la Tirreno Adriatico, perché lo scorso anno di Bellante ha visto la vittoria di Tadej Pogačar secondo Jonas Vingegaard, che poi è stato primo al Tour con Pogačar secondo, e quindi io direi che l'Abruzzo li ammira da vicino, con la Tirreno prima e con il Giro d'Italia dopo, con la grande partenza quest'anno. La speranza è che, come Umberto ha tirato fuori Jay Hindley, qualche bravo dirigente italiano riesca a tirare fuori i nuovi Vincenzo Nibali. Qualche bravo dirigente che non c'è, quello è guaio. Vabbè, arriverà, dai, arriverà. Umberto? Ma che devo dire, Indra arriva adesso a gennaio, ci viene a trovare è qui a Silvi Marina e speriamo che ci porti un ragazzo che va forte e speriamo che un abruzzese ritorna. Siete storici ai vertici, di ritiri. Perché ci sono tanti ragazzi che promettono. Enrico? A posto, no, io volevo dire questo, poi quando magari arriverà Jay Hindley, Umberto, chiamaci, così magari ci facciamo una pedalata insieme con l'ultima maglia. No, chiamaci, chiamare te. Noi si no, chiamerà. Noi, che ci chiama a fare? A te deve chiamare che vai forte. Ma, noi lo chiamo. Ma lui è stata anche la presentazione del, del ciclocross. Lui vorrebbe sfidare Hindley, se lo conosci bene. Perché certi periodi della stagione, quando i professionisti si riposano, lui è più forte dei professionisti. E allora vorrebbe dimostrare che ci può stare pure lui al fianco di Indire. Si riposano, ma si devono riposare tanto. Si sta preparando Enrico per questo. Sì. L'ultimissima, Enrico, visto che c'è Gianfranco Mucci, vogliamo fargli anche una domanda sulla nazionale di Pozzecco, che ha giocato una grande partita contro la Spagna, però poi ha perso. Assolutamente. Domani tornerà in campo in Georgia, credo, l'Italia, Enrico, no? Poi a febbraio Ucraina e Spagna di nuovo per la qualificazione mondiale. Enrico, una curiosità? Guarda, Gianfranco, io ho visto la partita, devo dire, con molta attenzione della nazionale a Pesaro, dove tra l'altro c'era Pecco Bagnaia, c'era Valentino Rossi, c'era Gianmarco Tamberi, c'era l'elite dello sport italiano, e c'erano tanti spettatori in festa. Io ho visto una squadra davvero ben messa in campo da Gianmarco, e per Gianmarco intendo Pozzecco. Ho visto una squadra trascinata da un Nick Mannion nel quarto finale, che è stato qualcosa di clamoroso. Io credo che mai come in questa circostanza, se davvero dovesse recuperare Danilo Gallinari e dovesse arrivare il sì per la prima scelta NBA che ha passaporto italiano per arrivare in nazionale, io credo che mai come in questa occasione l'Italia possa arrivare fino in fondo in una grandissima manifestazione. Quella mondiale, ci sono le qualificazioni, ho visto un gruppo straordinario, peccato il quinto fallo di Pippo Ricci, è arrivato qualche secondo troppo presto, ma il basket della nostra nazionale è davvero, davvero in salute. Non so cosa... Ovviamente Enrico si riferiva a Banchero, no? Sì, a Paolo Banchero. Paolo Banchero. Come ha detto il proprio Pozzecco, andrei là se è necessario dormo a casa sua. Dormo a casa sua. Lui, allora, riportiamo l'esempio anche paragonando a Stefano, quel lavoro che sta facendo con la nostra squadra di Serie A. La chimica che crea Pozzecco con la nazionale è ovvia, penso che si vede, i ragazzi stanno facendo anche delle cose in campo che non si vedevano precedentemente o nuova, non, senza giudicare niente, però stanno giocando veramente una pallacanestro bella da vedere, credo che siamo d'accordo tutti. Stefano, la stessa cosa qui, penso che chi ha visto le ultime partite del Chieti fuori che alcuna grande affiatamento e bel gioco, no? Esatto. Questo è un po' e quindi anche l'Italia di Pozzecco, speriamo che Pozzecco possa passare delle belle serate alla casa di Banchero e quello sarebbe ottimo non solo lui ma anche Gallinari per il progresso della nazionale. Perfetto, grazie Enrico, ci vediamo dopo perché parleremo anche di Serie D e dell'Aquila, Okay, cioè, una bella manifestazione che c'è stata e ci sarà domani perché racconteremo i 95 anni dell'Aquila Calcio. C'è il campione lì, italiano, che aspetta da troppo tempo. Gli abbiamo portato anche fortuna, Gabriele, l'ho già detto, due settimane fa. Abbiamo sentito in aveva il piglio di chi voleva vincere. mi pare che ci sia riuscito. Allora, lui praticamente si è presentato, Jimmy, correggimi se sbaglio, Jimmy, perché c'erano due... No, eri secondo tu prima di questa... Prima delle ultime due tappe ero secondo. Era secondo. Quindi è andato lì, Gabriele doveva attaccare. Doveva vincere. Bisognava vincere. Il secondo posto è bello, ma conta poco. Conta vincere. Sì, Jimmy, che vigilia è stata? Come hai vissuto questa situazione? Cioè il fatto di dover vincere per forza?
Inizialmente già nelle qualificazioni ero davanti, però non puoi sapere, comunque la gara può avere complicazioni, eccetera. Una volta che gli parti davanti, diciamo, già puoi gestire meglio la gara. Uh-huh. Le partenze già erano andate bene, quindi ho gestito entrambe le manche e mi sono riportato in testa al campionato. L'ultima gara, il giorno successivo a quando ci eravamo sentiti, uh-huh, è andata ancora meglio, quindi alla grande. Diciamo, è andata abbastanza. Tu ti presentavi a Taormina da campione d'Italia, hai vinto anche la Super Mare Cross. Sì. Carmelo Ferla era primo, giusto? Sì, lui era primo. Prima di te, tu eri secondo, hai vinto entrambe le manche e si è preso anche il secondo titolo. Quando ci sarà la premiazione in comune a Pescara, Jimmy? Il 21. Il 21. 21 prossimo novembre. Verrà, sì, posso fare una domanda pratica? Come no? Sì. Quando si vince a questi livelli di uno sport che non è conosciutissimo, economicamente ci sono dei ritorni importanti? Ce lo puoi fare come lavoro o soltanto uno sport e rimarrà sempre tale nonostante i ritorni? Assolutamente no. Cioè, le spese sono troppo eccessive per i rientri che ci sono. Cioè, anche questa vincita porta un rientro, ma è talmente piccolo che mi è sembrato di capire che servono gli sponsor. Oltre agli sponsor, comunque già il costo delle moto, degli accessori, dei viaggi è parecchio parecchio alto. Uh-huh. E stargli dietro, non, un professionista che fa un campionato mondiale già non è difficile che riesca a guadagnare qualcosa. Questo è un peccato. A portare qualcosa da parte a casa. Perché può diventare, anzi, è impegno e pari a un lavoro. Certo, chi lo fa da professionista, io tra virgolette mi diverto, mi accontento di dei risultati che prendo perché già sono alti per quanto mi ci dedico. Uh-huh. Ovviamente non posso dedicare parecchie ore alla settimana sull'allenamento perché oltre che allenarmi mi devo sistemare la moto, devo lavorare, esco con la mia ragazza, quello è un eccetera. Cioè, la moto resta un po', cioè l'allenamento resta un po' indietro. Cioè, oltre cosa c'è, Jimmy? Ovviamente gare internazionali, c'è un europeo, c'è un mondiale. Sì, sono campionati europei, sono campionati mondiali. I costi là sono veramente inaccessibili. Uh-huh. Quello nelle immagini, il campionato europeo sono stato quest'estate, era una singola tappa e sono andato. Ti devi trovare uno sponsor tuo personale. Forte, un nome importante. Devo trovare uno sponsor personale che mi dia una mano. La squadra, diciamo, ha parecchi sponsor, però non può aiutare tutti quanti. Gli atleti sono tanti, non può aiutare tutti, insomma. La tua squadra è la Pardi, sì, giusto? La Pardi Racing di Chieti. Ok. Io sono contento così, la mia ragazza, facciamo tra virgolette una scampagnata nel weekend. Si divertono. Vogliamo sentire anche l'opinione le parole di Daniela, che è qui in studio. Arianna. Aliena. Ah. Arianna, scusami, ho sbagliato. Una volta la ragazzi. Lo passate per cortesia. Ok. Non avevo capito male, allora Arianna. Il microfono. Grazie. Ok. Umberto, cosa gli diciamo al campione italiano di motocross? Noi una volta eravamo in moto mondiale con Sedolf. A me dispiace perché quando uno si impegna tanto e non c'ha chi l'aiuta è un peccato. Dovrebbe intervenire qualcuno che si appassiona. Il fatto che adesso anche gli sport non è che si sponsorizza anche chi ci appassiona, se no. Perché non parliamo solo di motocross, Gabriele, è un tuo cavallo di battaglia questo, no? Quando diamo spazio agli altri sport c'è sempre il solito problema, no? La gente si ricorda, non nel caso suo, ma di altri sport, quando ci sono i mondiali e le olimpiadi. Poi per tutto il resto del tempo sono dimenticati, non considerando che chi lo pratica fa degli sacrifici, delle rinunce. Poi alle Olimpiadi vogliamo le medaglie, no? La medaglia non è arrivata. Dal ciclismo, facciamo un esempio. Abbiamo un solo velodromo in Italia
dove si devono allenare tutti. Poi però vogliamo capire anche quando ci sono discipline olimpiche. Certo. Dedicate e nonostante tutti che di medaglie ne abbiamo presi tante, nonostante con la non abbiamo le strutture, abbiamo grossi atleti che vincono. Figuriamo se ci fossero strutture per portare il maggior numero di giovani a certe discipline che oggi non hanno il ricambio che dovrebbero avere. Le pretendiamo quasi, le medaglie. Sicuramente. Jimmy, il futuro. Ci dici qualcosa? Prossimi appuntamenti? Quest'anno abbiamo finito, spero di continuarmi a divertire, spero di rivedere sempre i miei, tra virgolette, fan, Umbertino che il lunedì mattina dopo il rientro dai viaggi, lunghi o meno che sono, è l'unico che mi viene veramente a trovare tutte le volte, mi chiede come vanno le gare, è un come si dice, è un invito a... È un tifoso, sì. È uno stimolo, anche è uno sì. Stimolo, no? Marianna c'ha il microfono, funziona, può parlare? No. Prima delle gare com'è, nervoso Jimmy? Oppure... Sì, abbastanza agitato, potesi. Però sì, piano. Però sei fortunata. Diciamo che... Perché ha parlato tanto della sua ragazza, io non so perché era lei, però vedi... Io lo seguo e continuo a seguirlo finché... Vorrà fare questo sport, lo sostengo e lo aiuto in qualsiasi momento, prima gara, dopo gara, sempre. Bravo! Quindi dicevi, Jimmy, prossimi appuntamenti? Per quest'anno io almeno ho finito le gare ci sono ancora, però non partecipo a questi campionati e mi sto riposando in preparazione a una futura prossima stagione. Ovviamente sono da rivedere i fondi, le mie task, diciamo, non è che a fine campionato sono sempre vuote e devo rimettere un po' tra sponsor, amici, eccetera, devo rigestirmi la prossima stagione. Capito, Gabriele, come si fa? Sì, sacrifici anche da questo punto di vista. Jimmy, che ha iniziato ad andare sulla moto, Umberto, aiutami tu, da quando aveva 3 anni? Sì, quando ero piccolissimo comunque. Mio padre era un grande appassionato, aveva anche lui una piccola peccato società. Peccato che chi ha dei risultati non trovi sempre chi lo aiuti poi. Questo è, come diceva Umberto, ci vorrebbe qualcuno che premiasse i risultati che ha, investisse... Per fargli allenare e fargli avere i migliori risultati possibili in tutto il mondo, perché lì dovrebbe essere incapace. Dovrebbe intervenire il CONI per certe situazioni. Sulle discipline olimpiche il CONI dà dei fondi, ma non è una disciplina olimpica quella sua. Vabbè, ne avevamo parlato anche nelle scorse settimane, Gabriele, è un po' lo stesso problema. O si entra magari in Fiamme Oro, questi chiaro. Gruppi sportivi per quanto riguarda gli altri sport. Dicevo, papà di Jimmy, Giorgio, che praticamente ti ha trasmesso questa passione. Sì, mi ha trasmesso ha creato questa anche passione. Una pista nel cortile di casa, mi avevano detto, no? Sì, aveva anche un circuito tempo passato, ma la società dopo l'ha lasciata da parte per il lavoro, magari per... quei pochi fondi che prendeva li investiva su di me piuttosto che sulla squadra. Ma ti segue ancora quando vai a fare le gare? No, per le gare diciamo parto da solo, ovviamente ho preso la patente da tempo, mi arrangio, lui resta a casa a lavorare perché non potrebbe saltare tutte queste ore di lavoro. Ovviamente senza di lui non farei né questo sport e né potrei continuare. Li ringrazio, la mia famiglia. Sono fondamentali, diciamo. Beh, salutiamo si merita Giorgio, un bravo Giorgetto, perché è veramente Giorgetto, uno certo. Conosciuto come Giorgetto. Gabriele, per chiudere vuoi dire qualcosa a Umberto sul giro, dai? No, Umberto quest'anno purtroppo non farà il Giro d'Italia e questo... No, però una considerazione perché non faccio il Giro d'Italia? Non fai il Giro d'Italia? Perché sei troppo enigmatico, a volte dici devo fare, a volte... No, non è che non lo faccio, il Giro d'Italia l'ho fatto tanti, come squadra Ander, l'ho fatto 38, non è che questo non lo faccio. Ci sarà un seguito. Se c'è qualche ragazzo che c'ha che fa risultato, ci sarà anche male, il Giro d'Italia. Perché lui è una istituzione. Però c'è anche un problema, bisogna vedere se il Giro d'Italia lo fanno. E questo è un'istituzione nel mondo del ciclismo, noi lo consideriamo meno di quello che lui merita di essere considerato, da anni... che c'è 40 anni di storia ciclistica e giovanile italiana, Umberto è stato sempre presente. No, 48. Il 48, scusami, poi fai le nozze d'argento tra poco.
arriva a 50, dai. Sì. E nonostante gli anni che comunque passano, lui è sempre pronto, non ha mai saltato, lo vedi così, ma c'è una forza, cioè, fisica straordinaria. Passione sconfinata, Umberto, sì. Cioè, che cosa ti spinge? Lui mangia pane e ciclismo. Forse perché ciclismo. Non c'è la moglie. Jimmy parlava della fidanzata, la moglie. Ma c'è chi dà forza e chi ne ha. Umberto, però raccontaci brevemente. Abbiamo comunque mi è piaciuto il discorso che ha fatto lui, e merita, perché è un ragazzo molto umile. Merita qualche cosa di grosso. Sono insomma. Delle ingiustizie, perché insomma poi lì si tratta di premiare semplicemente il merito, Gabriele. Come sì. diventa campione italiano per due anni di fila. Che sarebbe un modo di giudizio onesto e giusto. Ecco. Però purtroppo se non hai la fortuna che ti assista uno sponsor diciamo facoltoso e che ti dia la sicurezza che ti puoi impegnare e lasciare il lavoro perché guadagni da un'altra parte. Qui invece nel suo caso non è così, perché deve allenarsi, lavorare e poi in ultimo stare con la fidanzata, sì, ma questo però, è un discorso che conta meno. Però c'è proprio questo. Certo. Io sono del parere pure che bisogna dire grazie anche a voi, alla televisione, ai giornali che parlano di sport, perché cerchiamo di, io che lui ha vinto il campionato italiano lo sapevo, tutti che a me sono discipline dimenticate. Mi piace, bene. Capito? Ma... Però i giornali, la televisione dovrebbe parlare di più. Sì, sì, sì. Perché tu prendi anche uno che gli piace il motociclismo, però se non lo sa come fa. Certo. Adesso dovrebbe avere tutti quanti i manager, i procuratori, certo, diciamo. I successi, la pubblicità aiuta a trovare qualcuno che si interessi e dia il giusto risalto a questi giovani che hanno delle potenzialità. Perché non è che esiste soltanto il calcio. Purtroppo per gli italiani esiste quasi soltanto il calcio, ma ci sono altri sport, tanti altri sport. Ci sono ma come mai che voi giornalisti, per esempio, criticate il ciclismo, eccetera, eccetera, oppure il sport minore e poi il calcio? Tutti, il calcio che c'è, tutto questo impegno, tutti questi soldi, tutti questi soldi. Non andiamo a fare i mondiali, non parla nessuno. No, beh, sono stati scritti fiumi di piombo, critiche a chi, presidente e tecnico, non si sono dimessi dopo che la figuraccia l'hanno fatto ai mondiali. Però, siccome non comandiamo noi, possiamo criticare, ma non possiamo far sì che questo avvenga. Invece è avvenuto che il presidente della Federcalcio e il tecnico non se ne sono andati. Invece se ne dovevano andare, a mio giudizio e anche di tanti altri. Perché quando fai un fallimento è giusto che ti faccia. Però ha vinto il campionato europeo. Il campionato europeo è una cosa, l'Italia per due volte non va al mondiale, un'altra. In un girone facile, in un girone dove bastava poco per qualificarti, hai fatto una figuraccia incredibile. Battuti dalla squadra numero 67 nel ranking mondiale. L'Italia pensa dove è arrivata, che fondo ha toccato. Purtroppo non ragione. È bastato per Gianfranco, purtroppo è così, da campioni d'Europa, cioè, dopo aver toccato il cielo con un dito ti ritrovi a terra, lo sport è anche questo. E visto che adesso partirà il mondiale, pensa quante mogli sono contente, quante fidanzate sono contente che non ci sia l'Italia, perché possono stare con i fidanzati, con i mariti a casa. Ma guardi che lo puoi eliminare subito, infatti. Anziché prendere uno sportivo, ti prendi uno che fa il muratore e lo tieni sempre a disposizione. Ma sai che purtroppo poi non è così. Perfetto. Non so se possiamo chiudere la prima parte. Pubblicità? Dobbiamo andare in pubblicità, poi ci salutiamo, ragazzi. A tra poco. Quando i figli nasceranno in più, saluto voglio, ragazzi. Ma nasceranno più qualche figlio. Ragazzi, grazie per essere stati con noi. Mi raccomando, studiate, allenatevi e divertitevi soprattutto. Grazie all'Under 14 del Chieti Basket, anche a Under 16, a tutto il settore giovanile, no? Sì. Diciamo così. E saluto anche a questo punto tutti, perché finisce così la prima parte. Gabriele resta con me, perché dobbiamo commentare la Serie D, l'eccellenza, la promozione, l'iniziativa dell'Aquila. Grazie a Umberto di Giuseppe. Grazie Umberto. È da ieri che manco. Grazie per essere stato con noi, a Umberto di Giuseppe, DS storico, Aran Cucine, insomma. Non me li dici troppo, insomma. Vabbè, l'ha detto Gabriele prima di me. Lui è la storia del ciclismo italiano. È vero. Non c'è nessuno che non lo conosca, lo conoscono tutti. Tutti. Vuoi dire a chiunque, ma anche stranieri. È vero. Grazie a Gianfranco Mucci, in bocca al lupo, la Chieti Basket. Viva il lupo. Marchesani, Jimmy, in bocca al lupo.
al campione italiano di motocross Jimmy De Nicola, in bocca al lupo per il futuro. Ovviamente grazie, noi siamo qui, quindi a disposizione, Gabriele, per dare spazio a tutti gli sport, no? L'ultimo campione italiano di motocross è stato ricevuto da Presidente della Repubblica Mattarella, che ha vinto il titolo, era il più forte in assoluto. Mondiale. E l'ha fatto andare a Quirinale, quindi se fai un exploit particolare si muove anche la massima carica istituzionale. Speriamo che anche lui tocchi il destino che ha toccato a questo ragazzo. Grazie ancora, a presto ragazzi. Grazie a te. Grazie anche a Arianna e Umberto. Grazie a voi. Ci vediamo tra poco con tutti i servizi sulla serie D Girone F, quello degli abruzzesi. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta alla Domenica Sportiva. Cambiamo argomento perché torniamo a parlare di calcio, Gabriele, ma parliamo di serie D Girone F, poi anche di eccellenza e di promozione. Eccellenza con l'Aquila e il Girone 9, promozione con il Teramo. Vi presento subito i miei ospiti. Accanto a Gabriele De Bari abbiamo Samuel Di Renzo del Notaresco. Buonasera. Con il sorriso, perché oggi è stata una vittoria preziosissima, uno sconto diretto sul campo del Tolentino. Oggi ci voleva una bella vittoria per tornare a sorridere. Perfetto, complimenti. Grazie. A voi, bella vittoria sul campo del Tolentino. Poi abbiamo il piacere di ritrovare Mino Bizzarri, allenatore del Fontanelle, ma soprattutto ex bomber. Io ho una certa età, me lo ricordo, centravanti spietato come pochi. Poi Mino ci parlerai anche dei tuoi trascorsi, oltre che della bella vittoria contro il Teramo, perché questa è stata una grande soddisfazione, no? Battere una corazzata. Beh, certo, sì. Lorenzo Valeriani, il mio buonasera. Ciao Lorenzo. Giovanni, come stai? Bene, tutto no? Bene, tu? Ho faticato tantissimo a portare Mino Bizzarri. Perché lo so. Ho detto se non vieni questa domenica, quando vieni? Quando ti ricapita? Mi cancella. Ha detto, ma ha scritto mi cancella. No, ti cancello dalla rubrica. Avrebbe fatto bene. Si è preso la copertina. Io direi di andare a leggere subito i risultati, Gabriele. Risultati comunque interessanti, di Serie D, ovviamente. Cioè, purtroppo la sconfitta casalinga dell'Avezzano, 1-2 contro il Matese, 1-1 tra Fano e Vasto Girardi, Porto d'Ascoli Alba Longa 1-1, la vittoria della capolista Pineto contro la Nuova Florida 3-0, il Blitz del Monte Giorgio contro il Roma City in trasferta 1-0, Termoli Senigallia 0-0, il colpo del Notaresco, come dicevamo in apertura, sul campo del Tolentino, la sconfitta del Chieti sul campo della vice capolista Trastevere e poi la vittoria preziosa anche della Vastese contro la San Benedettese. Questa è la nuova classifica dopo 13 giornate, anzi 11, Pineto 24, Trastevere 23, Senigallia 20, Fano 19, Avezzano 18, Matese 17, Vasto Girardi e Alba Longa 16, Porto d'Ascoli e Nuova Florida 15, Chieti 14, Vastese 13, San Benedettese e Monte Giorgio 12, Notaresco 10, Tolentino 8, Termoli 7, chiude all'ultimo posto il Roma City con 6 punti. Gabriele, subito commento su questi risultati. Purtroppo la sconfitta dell'Avezzano, quella del Chieti era forse Avezzano ha vinto domenica scorsa, però precedentemente aveva avuto 2-3 settimane di risultati non straordinari, difficoltà a fare gol. C'è la conferma finalmente il Pineto con un 3-0 che è consono al proprio parco di giocatori, non più quel 1-0 streminzito. Il Pineto ha la qualità per vincere, divertire e convincere, perché secondo me è la più forte squadra del campionato. E poi c'è il clamoroso tonfo della San Benedettese, che era partita con gli occhi addosso e che era una delle squadre più importanti, e continua a non convincere, continua ad andare male. C'è una classifica veramente che fa malinconia, associando il nome alla categoria. E poi il cambio del tecnico ha portato bene a Vasto, che in 3 partite ha fatto 6 punti. Immeritata la sconfitta di Senigallia, sì, questo, come ho visto le immagini, avrebbe meritato sicuramente il pareggio. 3 partite, 6 punti vuol dire che il trend è decisamente cambiato, e che l'allenatore nuovo Alessandro Lucarelli ha avuto un peso nella squadra. Lorenzo, che giornata è stata prima di coinvolgere i nostri ospiti? Bah, io di solito la domenica a quest'ora regalo sempre la copertina a una squadra in particolare. Io credo che il Notaresco per molti aspetti meriti la copertina di stasera, perché ha vinto una partita difficile, forse non bellissima sotto l'aspetto tecnico, però era troppo importante la posta in palio, non solo per il Notaresco ma
ma anche per il Tolentino che naviga in brutte zone. Dopo il Notaresco ovviamente viene il Pineto, perché il Pineto, come diceva Gabriele, oggi ha dato una dimostrazione di forza e di intelligenza nel gestire una gara complicata contro la formazione di Alessandro Del Grosso su un campo allentatissimo dopo le piogge di oggi, e il Pineto ha fatto la voce grossa con questo 3-0 confermando la prima posizione. Complimenti a Lucarelli che ha battuto la San Benedettese, come diceva Gabriele, due vittorie nelle tre gare disputate in panca dal mister marsicano. E la nota negativa più dell'Avezzano credo quella del Chieti, perché aveva la possibilità di impattare su calcio di rigore e poi sbagliato, insomma, Cesare, l'errore credo abbia compromesso non solo tatticamente ma soprattutto mentalmente una squadra che in settimana ne aveva vissute di tutti i colori. L'Avezzano non mi aspettavo la sconfitta, però io qualche settimana fa, non so se Gabriele lo ricorda, avevo detto il Matese con Urbano 2-3 giornate e ce lo ritroviamo a sinistra, ha anticipato i tempi andando a sbancare il De Marsi. Addirittura 17 punti. Sì. Samuel, prima di parlare del Notaresco, una finestra sul posticipo, Gabriele, perché 3-0 della Juventus sulla Lazio, doppietta di Moise Kean e gol di Milik, sta per terminare. Kean finalmente ripagato la fiducia estrema che Allegri, a dispetto dei santi, ha avuto in questo ragazzo, che ha rivoluto a Torino, criticato quando Kean andava male, finalmente ha avuto la sua grande serata, è stato decisivo anche l'ultima volta. Avevamo dato per morta la Juve troppo presto. No, il campionato noi siamo il campionato italiano è uno dei più modesti d'Europa, quindi fare bella figura non ci vuole tanto, la Juve è una grande squadra, ce l'ha, ma quando poi vai a giocare in Europa la grandezza che c'hai in Italia sparisce e diventi uno dei tanti. Dino D'Angelo, l'assist con la classifica, la Juventus che scavalca la Lazio e sale al terzo posto a meno 2 dal Milan e a meno 10 dal Napoli ampiamente al comando. Saluto Dino D'Angelo e Andrea Berardinelli della telecamera. Gabriele. Dicevo che la Juventus deve stare ai primi quattro posti. È l'anti-Napoli, secondo te, la Juventus? Non esiste l'anti-Napoli, secondo me. L'anti-Napoli è soltanto il Napoli. Perché gioca bene in campionato, in Europa, c'ha pubblico. Però Mino, che è stato anche calciatore, sa che adesso a gennaio si possono anche rimescolare le carte. 10 punti sono tanti. Sì. Credo di sì, la Juve... Ora sta uscendo, non è che il Napoli però sta facendo un girone di andata strepitoso, quindi credo che alla fine la Juve è sempre la squadra che arriva. Perfetto. Allora io direi di partire con i servizi, ci andiamo a vedere un po' di immagini, Samuel, poi ti commenti la bella vittoria meritata, dimmelo chiaramente. Sì, è stata una vittoria di gruppo, ci siamo compattati tutti insieme, tutti e 22 che siamo andati più due che stavano a casa, quindi è stata una bella vittoria. Avete giocato meglio rispetto alla preparata dal martedì e andata la domenica per ritirarla, quindi mettiamola così. Perfetto. Allora partiamo con Pineto Nuova Florida, 3-0, vittoria netta della capolista. Little bit stronger. Un grande Pineto si abbatte sul team Nova Florida, al Mariani Pavoni i biancazzurri calano il tris con Super Giambè e Francesco Maio, trovando continuità dei risultati e restando aggrappati alla vetta della classifica. Dirige la gara Vittorio Umberto Branzoni di Mestre. Pronti via Pineto subito pericoloso con un sinistro a giro di Maio che si spegne fuori di poco. Risponde il Nova Florida con El Bakhtawi che raccoglie un pallone al limite dell'area, sfiora il vantaggio con una bordata leggermente imprecisa. I biancazzurri spingono e passano, dialogo perfetto tra Giambè e Maio col numero 11 che finalizza portando avanti i suoi con una potente rasoiata. Sempre il Pineto d'azione d'angolo rischia di raddoppiare, sponda precisa per Minincleri che da posizione privilegiata di testa colpisce centralmente graziando Giordani. L'ultima occasione del primo tempo è a favore della squadra di Del Grosso, punizione dal limite di Capparella che si spegne alta di un soffio.
Nel secondo tempo Giambè sigla subito la doppietta personale, l'attaccante parte dalla sinistra vincendo il duello con Pacilli, si accentra e batte Giordani raggiungendo quota 7 reti e spaccando in due la partita. Il team Nuova Florida non si arrende e con un inserimento di Capparella mette i brividi a Mercorelli, attento in uscita. È scatenato l'ex attaccante dell'Alba Adriatica che riceve dalla destra e con un siluro sfiora la tripletta. Sul versante opposto El Bakhtawi testa i riflessi di Mercorelli da posizione 8. Ma il Pineto gestisce le operazioni e ottiene l'episodio per chiudere la contesa. Maio viene trattenuto in area da Cason, calcio di rigore dal dischetto, l'attaccante non spiazza ma realizza il sesto centro in campionato. Non succede altro, nono risultato utile consecutivo per il Pineto che continua a volare sulle ali dell'entusiasmo ed esce tra gli applausi della sua gente. Beh, un 3-0 che ci rode, mi rode, perché abbiamo interpretato la partita bene dall'inizio, poi abbiamo avuto un piccolo calo dopo 20 minuti dove abbiamo sbagliato 2-3 uscite e logicamente una squadra come questa gli dà il tempo di rimettersi a posto e di costruire e logicamente poi ti fa male. Poi oggi secondo me ha trovato in Giambè l'uomo partita, insomma. Lo sapevamo, abbiamo preparato apposta la partita, però poi dopo è saltato un po' tutto perché lui con la sua fisicità, con la sua forza, insomma, si è visto anche quando ha fatto il primo, ma anche il secondo, tanta roba, insomma. Però abbiamo cercato sempre di giocare, di rimettere in sesto la partita, di non buttarla, poi specialmente su un campo del genere. Questo è, però dobbiamo pensare già a domenica prossima, oggi è passato, diciamo. Stasera ci leccheremo le ferite, andremo a vedere dove abbiamo sbagliato sicuramente, poi per lavorarci meglio poi durante la settimana. Possibile per un traguardo importante che era quello di trovare un equilibrio come squadra. Lo stiamo trovando, sicuramente possiamo fare migliorare ancora perché magari abbiamo fuori ancora qualche giocatore importante che ci può dare qualche alternativa sia dall'inizio o partita in corso, quindi bene, la squadra oggi si è espressa bene, ha tenuto il campo con equilibrio, ha concesso poco a una squadra forte come la Nuova Florida, perché per me Nuova Florida è una squadra importante e sicuramente arriverà sulle primissime posizioni, perché magari forse qualcuno non conosce il blasone di questa società, anche perché Nuova Florida noi non l'abbiamo incontrata mai, però ricordo a tutti che l'anno scorso Nuova Florida è arrivata seconda in campionato con 66 punti, quindi è una società che punta a campionati ambiziosi, quindi mi aspettavo una partita difficile. Siamo stati bravi a interpretarla, a soffrire, perché c'era da soffrire, perché hanno giocatori bravi nelle ripartenze sugli spazi, quindi abbiamo fatto una prestazione attenta, è un 3-0 importante che ci dà fiducia, però non ci dobbiamo esaltare più di tanto, andiamo di partita in partita, sappiamo che dobbiamo lavorare di domenica in domenica, perché ogni gara è una battaglia, è una sfida e che bisogna interpretare e fare una prestazione importante. La soddisfazione di Amaulo, certo, si può sempre migliorare. Gabriele, ricordi la prima giornata, Pineto Termoli, i tre gol subiti, sai, si era un po' rilassata la squadra, poi se non sbaglio altri due, poi un altro gol. Pineto ha preso 7 gol nelle prime 3 giornate e poi da 8 giornate non prende gol. Amaulo è uno specialista della fase difensiva, quindi era sorprendente che le prendesse e così segna, tante. E segna perché ha un potenziale. No, la squadra è forte dappertutto, però lui che è sempre stato molto appassionato della fase difensiva più che di quella offensiva e sorprendeva tutti quei gol. Adesso ha registrato il reparto, ha messo a posto gli equilibri e grazie alla qualità dei singoli vince e può anche divertire con quella squadra. Samuele ha ragione, Gabriele, ha messo a posto le cose il Pineto a livello difensivo. Voi avete perso il turno precedente, se non sbaglio. Sì, la scorsa abbiamo 1-0, ce la siamo giocati fino alla fine. Lui, la squadra che concede poco. Lui, se non sbaglio, ha cambiato modulo perché noi quando ci abbiamo giocato in Coppa giocava a 4 dietro, adesso si è sistemato là dietro con della Quercia quinto che comunque gli dà sia copertura che spinta e davanti hanno quei due che, per non parlare di Allegretti in panchina, che è un giocatore che giocherebbe in qualsiasi squadra, che fanno la differenza. Lui è stato bravo a metterli sullo scacchiere, poi anche un ottimo secondo che li prepara bene le partite, quindi ci sta, ci sta. Stanno lavorando bene, questo.
Mino, il Pineto, una corazzata, lo sapevamo in estate, comunque la grande favorita per la vittoria finale. Beh, certo. Ha un parco giocatori non indifferente, quindi poi Amaulo è uno allenatore di esperienza, tanti anni che fa questo campionato. Ha una grande rosa a disposizione, quindi io penso che quest'anno arriverà fino alla fine. Amaulo, che è stato anche tuo allenatore, no? No, no. No? Non vi siete mai incrociati? No. No, no. Lorenzo, sul Pineto, insomma... Ah, ho detto prima, insomma. L'unica difficoltà poteva essere quella del campo, no? Allentato, uh-huh. Perché insomma è scesa tanta pioggia su Pineto e non solo. E forse per le caratteristiche di Ciambè è stata una fortuna proprio il campo così pesante, perché anche nel gol della doppietta, con la forza che ha sulle gambe, è riuscito a vincere due rimpalli e poi a piazzare quel pallone. C'è un po' di fortuna sul rimpallo, però ci devi stare, devi avere la forza di ripartire nel momento in cui i piedi affondano nel terreno, e lui ha trovato la lucidità anche per mettere il pallone in porta. Ha sfiorato la tripletta contro una squadra che non è così facile da affrontare. Il risultato, voglio dire, potrebbe portare a pensare a qualcosa di semplice e facile, ma secondo me invece il team Nuova Florida, soprattutto con Del Grosso in panchina, che conosce le caratteristiche di tante squadre abruzzesi, creerà tanti, tanti fastidi alle altre. Quindi vittoria pesante. Ci vediamo un altro successo di un abruzzese, della Vastese, di Alessandro Lucarelli, che ha battuto di misura la San Benedettese. Alla Vastese basta la rete di Bracaglia nella ripresa per superare la San Benedettese nello scontro diretto nelle zone basse della classifica. Con le immagini di Edoardo Daddario passiamo alle azioni salienti nei biancorossi. Solito 3-5-2 per Lucarelli, non convocati Altobelli per squalifica e Ricciardo per infortunio. I marchigiani di Prosperi scendono in campo con un 5-3-2, assente capitan Lulli che in settimana non si è allenato. Partono subito forte gli ospiti al primo, conclusione di Viscardi che va a lato. Nei minuti iniziali, fasi di studio e nulla più. Le squadre partono molto contratte. La prima occasione per i locali arriva al 22esimo, calcio d'angolo di Maiorano, Busetto di testa non trova la porta. Al 28esimo ci riprova il numero 11 con una conclusione da fuori, Guerrieri controlla la traiettoria. Da qui a fine primo tempo non succede altro. Nella ripresa subito pericolosa la Vastese, al primo Busetto serve un assist al bacio per Di Nardo che strozza la conclusione, l'estremo ospite ringrazia. Al 22esimo punizione velenosa di Di Nardo, Guerrieri non trattiene, tap-in di Griselin Murato. Al 30esimo Calì si libera di un avversario e prova la conclusione a giro che va a lato di poco. Al 39esimo la Vastese passa in vantaggio, azione tutta di prima dei biancorossi che libera Bragaglia in area di rigore, il numero 16 controlla la piazza alle spalle di Guerrieri per l'1-0. E questa l'ultima azione degna di nota della gara, che termina dopo 4 minuti di recupero. I biancorossi tornano alla vittoria e salgono a quota 13 in classifica, scavalcando proprio la San Benedettese. Marchigiani quest'oggi troppo rinunciatari e mai davvero pericolosi, rosso-blu contestati a fine gara dai propri tifosi e squadra in silenzio stampa. Mister Lucarelli, non una bellissima Vastese, ma serviva a vincere. Ma una Vastese comunque attenta, e quindi devo essere contento che, se vogliamo fare una partita attenta e concentrata, la Vastese la comincia, sa come adesso deve fare. Quindi diciamo il bel gioco, l'organizzazione offensiva arriverà secondo me, perché la squadra è di qualità. Però ci serviva anche una prova abbastanza caratteriale come è stata quella di oggi. Meglio nella ripresa che il primo tempo? Sì, paradossalmente nel secondo tempo io pensavo che loro provassero a alzare un po' più il baricentro, a provare a vincerla, visto l'andamento un po' del primo tempo. In realtà più passavano i minuti noi eravamo sempre più pericolosi, e quando si avvicina la fine della partita, di questo tipo di partite, secondo me la San Benedettese ha cominciato ad avere un pochettino più di paura, perché è in una condizione mentale molto complicata. Un 2003 vi ha tolto le castagne dal fuoco. Sì, sono contento per questo ragazzo che conosco da poco e non conosco bene ancora tutte le qualità, ma come anche di altri. Ci sarà spazio per tutti, arriverà per tutti la possibilità di mettersi in mostra e dimostrare. Piano piano sto scoprendo la squadra e per lui sono veramente contento, perché deve essere da stimolo per chi fino adesso è stato dietro, non ha giocato, ha partecipato poco anche nelle mie prime partite, perché l'occasione arriva da un momento all'altro.
Mister, la sciarpa che porta al collo è una storia particolare. Un tifoso stamattina mi ha fatto strappare la promessa che se avessimo vinto mi dava la sciarpa, e io mantengo le promesse e l'ho fatto volentieri, quindi mi ha chiesto anche di riconsegnargliela, però perché deve dare un valore per lui importante, e lo farò sicuramente. Sorridente e soddisfatto Alessandro Lucarelli, ne ha motivi, no Gabriele? Beh, è stato senza squadra, ha trovato fuori qualcosa. Dalla zona playout, Lorenzo, se non sbaglio. Sì, attualmente sì. Attualmente ha trovato una squadra importante, una piazza importante, ha fatto due risultati su tre validi, sei punti, quindi ha riportato Vasto fuori da una zona di pericolo, penso che possa essere soddisfatto. Samuel, anche la Vastese è un organico attrezzato ormai, lo diciamo da settimane. È una bella squadra, noi ancora l'affrontiamo, però vedendo i video è una squadra quadrata, squadra che ha anche dei giocatori, quindi molto preparati per la categoria. Sicuramente è partita con un handicap, partita in ritardo perché non meritava quella classifica, Lorenzo, no? Di stare nelle ultime posizioni. No, però evidentemente la gestione tecnica aveva dei problemi inizialmente, quindi a una Vastese che andava quasi sempre sotto pur giocando bene. Adesso secondo me ha detto bene Lucarelli, quando queste sono partite che devi gestire soprattutto con la testa, con la concentrazione. Dall'altra parte, e lo ha confermato lui, c'era una squadra che alla prima difficoltà poteva un po' andare in bambola, perché ovviamente sta vivendo una situazione particolarissima. San Benedettese che non vince dal 16 ottobre, l'ultima gara vinta a Tolentino con una squadra che evidentemente ha grossissime difficoltà, ma poi ce lo racconterà Samuel. E quindi la piazza è esigente, le spese sono state importanti, ma i risultati tardano ad arrivare, ed ora più che guardare in alto bisogna per la San Benedettese dare un'occhiata a quello che accade in fondo, perché la classifica in fondo è cortissima, insomma. Cioè, già fa effetto, faceva effetto, vedeva Samba che non aveva vinto nemmeno in casa con Roma City, che è l'ultima della classe, se non erro domenica scorsa. Sì, vedere la Vastese in basso, Mino Birzarri, vedere la Samb ridotta così fa effetto. No? Sì, penso che ci siano dei grossi problemi a San Benedetto. Effetto strano. E anche Lucarelli ha specificato il fatto che questa era una partita da vincere, non da giocare bene, quindi... Chi perdeva era nei guai, sì, nei guai è la Samb, Gabriele, nei guai c'è la Samb. Vedere la Samb così è brutto. È vero, è vero. Andiamo avanti, ci vediamo la sconfitta casalinga dell'Avezzano contro il Matese. Il freddo cala improvvisamente sulla Marsica e sullo stadio di casa dell'Avezzano in cerca di punti cruciali per un posto al sole nel girone F di Serie D. Contro l'ottimo Matese. Gli uomini di Mister Scorsini arrivano galvanizzati dallo 0-3 ottenuto sul campo della Nuova Florida, ma subiscono sin da subito il vantaggio ospite con un bel piattone di Ricamato, abile a trasformare in rete sugli sviluppi di un corner. L'Avezzano si butta in avanti a cercare il pari e deve fare attenzione al ritorno campano, trovando infine un 1-1 che è tutto sommato meritato grazie al tap-in di Scatozza sugli sviluppi di un piazzato a ridosso dell'area di rigore di Palombo. C'è ancora spazio nel primo tempo per una super parata proprio dell'estremo del Matese sulla Bonia, quindi siamo nella ripresa e l'Avezzano prova a fare la gara tenendo alta la linea della pressione. Sull'unica disattenzione della partita, proprio di la Bonia però, gli ospiti trovano il clamoroso 1-2 con una super conclusione al volo di Napoletano, subentrato nel corso del primo tempo a Esposito. Nel finale l'Avezzano, sbilanciato in avanti, trova una bella conclusione che fa la barba al palo, ma di chiare occasioni non ce ne sono. I campani passano per 1-2 al Dei Marzi ed avvicinano in classifica proprio i biancoverdi di Mister Scorsini. Sì, sapevamo che era una partita difficile, sapevamo che non era semplice battere questo Matese che viaggia a grande ritmo, a media punti primato. Però è una partita che ci lascia e mi lascia l'amaro in bocca, proprio perché penso che due episodi ci hanno veramente condannato. Primo tempo ha giocato solo una squadra,
è vero che abbiamo fatto tanto possesso palla ma poche conclusioni in porta. Loro ci hanno subito punito alla prima distrazione su palla inattiva, poi siamo stati bravi a pareggiare. Secondo tempo partita in pieno possesso nostro, è chiaro che siamo stati poco incisivi, ma purtroppo viviamo un momento un pochettino particolare, nonostante giocavamo oggi con due punte e un tre quarti, poi con tre punte, poi con quasi quattro punte, abbiamo provato ad allargare il gioco, abbiamo provato ad entrare sugli esterni, abbiamo provato ad entrare centralmente, abbiamo provato ad entrare con gli 1-2, oggi era una giornata un pochettino sottotono. E è incredibile come non portare a casa niente su il secondo episodio che ha del... È veramente difficile per me commentare una pallata buttata via dalle retrovie. È nato il clamoroso episodio, perché parlo di episodio, sul loro 2-1. Niente, io come sempre dico sempre che quando si vince il merito è dei ragazzi, quando si perde il demerito è del sottoscritto. Io mi prendo tutte le responsabilità, ci metto la faccia, sempre ci metto la faccia. E non trovo giusto questo clima un pochettino negativo nei confronti di quest'Avezzano, non trovo giusto sentire parole pesanti nei confronti dei miei calciatori, non trovo giusto perché questi ragazzi stanno facendo e hanno fatto fino adesso un cammino importante. Se qualcuno si è illuso, se qualcuno pensava che questa era un'armata che poteva vincere il campionato, se qualcuno non certo è mai passato né da me né dai miei ragazzi. Noi siamo un gruppo umile, siamo un gruppo che si deve salvare, siamo un gruppo che in questo momento oggi ha fatto degli errori, ci leccheremo le ferite e da domenica in una partita difficilissima andiamo a Pineto contro la squadra che in questo momento comanda questo girone e cercheremo di riprendere il nostro cammino. Pezzini, allenatore dell'Avezzano, abbiamo ascoltato le sue riflessioni. Lorenzo, qualche settimana fa l'Avezzano era primo in classifica, sì. Lui ha sempre detto andiamoci piano, il nostro obiettivo è la salvezza, lo ha ribadito a fine partita, quasi precisato, no? Una situazione sì, che corrisponde comunque a realtà, perché quando fu nostro ospite il presidente Paris ci aveva preannunciato un grande colpo, non so se Gabriele lo ricorda, sì. Evidentemente anche preso dall'entusiasmo di quella prima posizione voleva apportare subito dei correttivi, no? Però credo che il percorso dell'Avezzano per ora sia da 7 e mezzo pieno, ovviamente ci può stare qualche scivolone, qualche partita pareggiata e non vinta, come è successo anche nelle passate giornate, però io mi sento di sottoscrivere quello che ha detto Scorsini al 91esimo, cioè non possiamo assolutamente pensare con le altre squadre concorrenti di essere le più forti, di essere... Però il Presidente, di essere... ricorderai... No, il Presidente però secondo me ha fatto il... Che quella Mezzano poteva... E noi dicevamo, stiamo calmi perché... Sì, però... Però il presidente, vabbè, Paris lo conosciamo, nel senso deve anche cercare a livello mentale di dare una spinta, no, ai ragazzi, di invogliarli a fare di più malgrado la prima posizione. Quindi io ho condiviso sia le parole di Paris che quelle di Scorsini oggi. Secondo me il campionato dell'Avezzano, considerando che parliamo di una neopromossa, perché poi la storia, il simbolo, lo stemma conta poco nel calcio, secondo me. L'Avezzano sta facendo il suo, oggi ha perso contro una squadra e soprattutto un allenatore preparatissimo, però condivido il mister quando dice forse almeno un punto l'Avezzano lo meritava, ecco, non è stata una prova opaca. Le immagini che abbiamo visto, sì, sicuramente, esatto, credo, esatto. Due sconfitte e due pareggi nelle, sì, ultime quattro. Io continuo a dire casalinghe, Lorenzo, esatto. Si esprime meglio in trasferta. Io stavo per 8 punti fuori, stavo per 8... dire questo, perché ad esempio 10 fuori e 8 in casa. E 8 in casa, però dico anche a livello di spettacolo, visto che se ne parla spesso, l'Avezzano secondo me gioca meglio fuori casa perché ha le caratteristiche tipo di Sissé, che quando parte
fa valere la sua corsa, esatto, stessa cosa Dos Santos che riesce a fare, no, il centravanti in solitaria lì davanti che fa salire la squadra, quando devi fare la partita in casa evidentemente troverà un po' più difficoltà. Delle difficoltà, però questa è una classifica invidiabile. Beh, perché se mettiamo il budget del Pineto al cospetto di quello dell'Avezzano, uh-huh, e ci sono tra virgolette solo 5 punti, ecco, uh-huh, se la vogliamo vedere così. Beh, Gabriele, sconfitta che fa male sicuramente, quando si perde in casa poi aumentano, no, i rimpianti. Quel momento forse aveva fatto perdere il senso del campionato, cioè era in testa, così possiamo vincere, però una neopromossa che va in classifica come è andato finora Avezzano, con qualche rimpianto di troppo ci può stare, non è un campionato buono, insomma, ecco, il cambio dell'allenatore, cioè ci sono stati momenti di difficoltà. E adesso penso che, a parte il Pineto, le altre hanno un grande equilibrio, per cui puoi vincere fuori, puoi perdere in casa, o sei il Pineto oppure ti devi accontentare di essere anche a fasi alterne, perché le sconfitte ci possono essere tutte le domeniche, come la vittoria, perché, ti ripeto, a mio avviso c'è un grande equilibrio, a parte la capolista, che contraddistingue questo campionato. Io no... Forse ricordo male, però il più grande rimpianto, almeno in questa prima parte di campionato, è stata la gara interna, se non erro, col Termoli, pareggiata. Ecco, forse lì, con l'Avezzano che stava benissimo, sono mancati 2 punti in più. L'avremmo vista a quota 20, insomma, da sottoscrivere immediatamente quella classifica. Certo, certo. Ecco. Siamo, l'avete incontrato il Matese la prima giornata, se non sbaglio, no? Sì, siete tornati a vincere dopo distanza di un po' di tempo, questa è la seconda vittoria, prima giornata successo contro il Matese, come diceva Lorenzo, una squadra comunque temibile, no? No, è una bella squadra, una squadra che ha giocatori di categoria, lì erano ancora un po' in fase di assestamento, non era tornato, diciamo. Erano ancora un po' in fase di assestamento, però comunque ci hanno dato anche loro del filo da torcere. Noi, presi dall'entusiasmo, presi da tifosi che sono venuti a cospetto nostro, loro un po' così, abbiamo portato a casa la vittoria. Ma pure la stessa cosa l'Avezzano è un'ottima squadra. Uh-huh. Con noi era rimasto in 10 al 60esimo e hanno portato a casa il pareggio. Uh-huh. Però davanti Dos Santos, Bittaglie, Sissego, cioè quando partono sembra veramente che hanno il motorino, che hanno un altro motore dentro. Delle schegge. Milo, si parlava di livelli tecnici, no? Calati negli ultimi anni, prima Gabriele lo diceva proprio, no? Sulla Serie A, sei d'accordo su questo? E ti faccio la stessa domanda sulla Serie D, cioè nel senso la Serie D è paragonata all'interregionale di una volta. Io credo che 20 anni fa... Il livello era più alto. Anche 30, mister. Anche 30, sì. Era più alto, c'era gente più forte tecnicamente, fisicamente magari il livello non era tanto. Lo raccontavo l'altro giorno, io ho fatto 3-4 anni a Milano, seguendo Milan e India negli anni 90. Il Milan aveva in panchina Jean-Pierre Papin, pallone d'oro del 91, non giocava nel Milan. Però tu vedi le riserve, dici, ma se sono queste le riserve, quelli che vanno in campo sono dei fenomeni. Sì, sì. Oggi il pallone d'oro giocherebbe sempre. Sì, effettivamente un po' di tempo fa. Ma anche nelle categorie vostre, nei dilettanti, c'era più qualità. E c'era molta più qualità. Ora magari il calcio è un po' cambiato, c'è più agonismo, c'è più corsa. Ma io ricordo anche la Serie B di allora, no? Di 20-25 anni fa, quando c'erano attaccanti di Serie A che scendevano in B. Io ho visto, alcune partite di Lega Pro e devo dire che il livello non è altissimo. Confronto a quello che quando giocavo io, parliamo degli anni 90, gli anni 90, quindi... Il livello a era 200 gol non ci sei arrivato altissimo. Mino in carriera 198 198 ricordavo signori, questa ricordavo signori per due gol tra Serie B e C1 e C2 praticamente Mino, no? Col Brescia qualche gol anche no. Tre gol in Serie A col Brescia. Vabbè, poi ci racconterai anche un po' qualche aneddoto, no, Mino, perché però succede spesso. Anzi, devo farti anche una domanda su Cadre Gari che hai avuto tu, grande, perché Adriano, Colombo, Adriano, l'allenatore del Pescara, mi ha detto proprio un paio di settimane fa, lui è un maestro della fase offensiva, a me ha insegnato tutto. Cadre Gari. Io l'ho avuto la Reggiana, forse, no? A Siracusa. A Siracusa.
nelle prime esperienze. E poi l'ho rincontrato a Brescello, quel fatto di Brescello, Teramo, e apriamo un discorso che è meglio un déjà vu. No, sì. volevo aggiungere, quando ero piccolino io si parlava di calciatori e veniva fuori la domanda, no? La curiosità, tecnicamente quanti gol ha fatto ultimamente, ma 15 anni, da 15 anni circa, si chiede come è strutturato fisicamente. Certo. In primis, dopo si guarda, quanto si guarda altro, e quindi evidentemente è partito tutto da questo problema culturale, se poi è un problema, ecco. Ci vediamo ai servizi, sì. E poi avremo modo di parlare con Samuel Commino di tante curiosità. Intanto andiamo a vedere la sconfitta del Chieti sul campo del Trastevere. Casa Dolce Casa, il Trastevere qui ha sempre vinto in questa stagione e non ha alcuna intenzione di smettere oggi. Per dare continuità a questa striscia dovrà battere un Chieti che ha vinto l'ultima e che ha appena avuto un cambio al timone per l'undicesima giornata del campionato di Serie D Girone F. Un saluto dal Trastevere Stadium da Gaetano Vitale. Massimo, in cabina di regia, sventagliata per la progressione di Bertoldi, liscio del capitano ospite, Bertoldi al volo! In maniera estremamente offensiva questa punizione dal Chieti, palla in area, al centro, serie di rimpalli, poi proprio salto al volo col mancino, Semprini era sulla traiettoria, palla fuori, Crescenzo, bene per Alonzi che la spegne ancora e la riaccende sul destro di Crescenzo, quindi Alonzi defilato, lato corto dell'area di rigore, sfida l'avversario, prova ad andare in un'azione solitaria, poi ancora lui sulla seconda palla, gol sinistro! Allora Santilli, out di sinistra, scarico per Alonzi che ha un po' di spazio, carica il destro, infatti trova un avversario, bravissimo Massimo a servire Santilli, un po' di spazio lì a sinistra, puntato l'avversario, prova a piazzarla sul primo, Santarelli, buona suolata, Alonzi, c'è lo spazio per andare dall'11 nuovamente, palla in area, Santilli vince un contrasto, poi il secondo, un po' di confusione, Crescenzo con la finta, la porta sul destro, calcio in porta! Crescenzo, Bertoldi, la porta verso l'interno del campo, va con l'esterno con un'ottima traccia a cercare e a trovare Santilli, sfida Spinelli, raddoppio di Rossi, la sposta verso l'interno, si fa aiutare da Santarelli che forse pensa anche al tiro, Alonzi stoppa, prova la giocata, Santilli non riesce a concludere, poi sì, il gol del 10, la sblocca il Trastevere, Santilli 1-0. Bregasi sbaglia, Santilli riesce a capire prima degli altri, la porta avanti con il destro, poi con l'esterno del destro a trovare Alonzi, poco spazio, la fa uscire per Crescenzo che calcia forte sul muro, parte ora sul primo palo allontanato, tutto buono, Masaud sul rimbalzo e l'arbitro fischia calcio di rigore per il Chieti, fallo di mano di un uomo in barriera, intanto doppio giallo per Santilli, visto il giallo di prima diventa rosso e Trastevere in 10. Cesario contro Semprini, parte il 9, piazza, ma Semprini intercetta due volte, intervento impressionante di Semprini che salva il Trastevere, clamorosamente importante questa sua parata almeno nell'arco di questa partita. Il Trastevere intanto attacca nonostante l'inferiorità numerica con Alonzi che si gira, calcia la piazza sul secondo. Parte Massimo, la palla passa, poi è gol, il gol del capitano del Trastevere. Si prende la squadra sulle spalle, va a esultare sotto i suoi tifosi. Emiliano Massimo raddoppia, Trastevere con l'uomo in meno, segna 2-0. E maglia celebrativa. Va a piazzare il risultato sul 2-0 per i padroni di casa. Bertoldi, controllo educatissimo, pulito, lucido. Poi va via anche con un gran dribbling, la piazza sul primo. Solo per un attimo. Masaud dialoga con il 15, cross sporcato, Testi e poi il gol del Chieti, ha segnato il numero 14 e finisce qui la clessidra e colma, il Trastevere con un brividino finale vince la partita, vince 2-1, decidono i gol di Santilli e di Capitan Massimo. Peccato per il Chieti, Lorenzo, l'avevi detto anche prima del servizio, il calcio di rigore comunque. Sì, poteva riaprire la partita e secondo me soprattutto a livello mentale, no? Poi loro in 10 in occasione del calcio di rigore, quindi con Santilli espulso che credo sia il giocatore tecnicamente più forte del Trastevere, anche se lì puoi scegliere è complicato perché
ce ne sono diversi, un'incertezza del portiere sul secondo gol. Il rimpianto è quello, non aver segnato il calcio di rigore e soprattutto non aver sfruttato, forse non aver tenuto la partita in bilico fino alla fine, ma aver subito il gol del raddoppio. Sì, poi c'è stata anche una contestazione dei tifosi che evidentemente ancora non riescono ad ingoiare l'esonero di Cotta e quindi questa che comincia domani sarà una settimana credo importante sotto l'aspetto tattico, perché Chianese avrà a disposizione tutti i 6 giorni per migliorare la squadra e poi anche per cercare di riappacificare un ambiente che evidentemente ha ancora un po' di ruggine dentro, ecco. Però lì c'è stato un autogol della società che ha creato tutto sto caos. In conferenza Serra ha ribadito che oltre alla questione del campo, chiamiamolo così, di un Chieti che non si è mai espresso come meritava, ha anche rimarcato questo discorso di Cotta che non era in sintonia con il progetto societario. E poi da lì insomma possono generarsi miliardi di discorsi, no? Evidentemente la società voleva una valorizzazione diversa di qualche giocatore, certo, piuttosto dopo, che dopo poi vittoria, è complicato dopo una vittoria, però, insomma, non mi pare che Chieti abbia questo organico così importante da far dire non ci sono i risultati che ci aspettavamo, insomma. Beh, per molti 14 punti sono un bel bottino, almeno fino a domenica erano un bel bottino. Pensare di vincere a Trastevere non voglio dire, allora gli allenatori sono messi sempre in croce. Questo è sì. Samuel, avete incontrato il Chieti qualche settimana fa? Che tipo di squadra è? Avete perso in casa, se non sbaglio, di misura? Sì, abbiamo perso 1-0 in casa di misura. Loro ormai hanno una bella squadra. È stata una brutta partita perché è stata una partita più di carattere che di bel gioco. Mm-hmm. E niente, sono venuti da in casa nostra, ci hanno rubato il bottino e sono tornati, però anche loro non erano in una situazione serena, poi dopo hanno peggiorato. No, ma poi il presidente non era soddisfatto, quindi quando non è soddisfatto puoi dire quello che ti pare. Però bisogna anche rendersi conto del patrimonio tecnico che tu consegni a un allenatore e dei risultati che ti dà l'allenatore, perché se con 14 punti dice che non va bene, tu... No. Un po' di presunzione. Vabbè, diciamo a me Mister Cotto mi ha fatto un'ottima impressione, ma sia sentendolo parlare sia a livello umano, che anche tanti ragazzi mi hanno detto che era un ottimo allenatore, quindi... Sì, ma forse anche Gabriele, forse anche le sue dichiarazioni hanno peggiorato un po' la situazione, compromettendo forse il feeling. Ti vai a creare il casino da solo in casa tua dopo una vittoria. Aspetta, vedi, valuta ancora, non essere così precipitoso. Forse Cotta, se un errore l'ha commesso, lo ha commesso in conferenza stampa a Pineto, quando disse non possiamo paragonarci al budget investito. Sì, forse là la società si è sentita un po' colpita. Ha pagato problemi. La sua sincerità. Sì. Vogliamo dire questo. Noi chiediamo agli allenatori di essere sinceri. Certo. Poi ti dici le cose vere, tu ammesso che sia detto così. Caprezza, mi sembra. No, spero l'abbia detto in precedenza anche alla società, insomma, sì. Perché poi alla fine, se contestiamo l'esonero in diretta durante la conferenza, i rapporti erano già inclinati. Ci vediamo il blitz del Notaresco sul campo del Tolentino e poi lo commentiamo con Samuel Di Renzo. Undicesima giornata, si affrontano Tolentino e San Nicolò Notaresco, ovvero terz'ultima e penultima formazione del girone, una gara fondamentale per il futuro di entrambe le compagini. Tolentino, che deve fare a meno di ben 4 giocatori, dell'intera coppia d'attacco Vitiello e Alagia e del portiere Moro e del centrocampista Tankovic, giocatori quest'ultimi con cui la società Cremisi ha rescisso il contratto. Sul fronte abruzzese invece mister Tiziano De Padre non può disporre delle prestazioni di Graunberger e Sadai. Vista quindi l'indisponibilità del reparto offensivo, mister Maurizio Mattoni schiera come ultimo uomo avanzato Davide Moscati, supportato più indietro da Tizzi e Adordi. Linea difensiva e di centrocampo con 4 uomini per reparto e ben 6 under dal primo minuto, compreso Edoardo Mengani, reduce da un lungo stop.
Più corta la squadra ospite, schierata con un 3-5-2. In avanti Bernasconi e Forcini e chiave di regia della squadra affidate al 39enne capitano Alessandro Bruno. Il primo tentativo è proprio della squadra di casa, nemmeno due giri di orologio, che Marcelli prova la stoccata da fuori area e in due tempi e con qualche brivido Sciba riesce a far suo il pallone. Si gioca su un campo pesante per la pioggia caduta nelle ultime ore e tutto ciò ne va a discapito dello spettacolo. La prima azione degna di nota dai rossoblu abruzzesi al 22esimo, tiro da fermo dalla propria tre quarti, Scognamiglio vede il numero 1 Cremisi fuori dai propri pari, spedisce verso la porta dei padroni di casa e Giorgi riesce in qualche maniera a smanacciare e a rifugiarsi in angolo. Dallo stesso angolo Gelsi cerca la testa di Campestre, la cui inzuccata finisce di poco al lato. Tre minuti più tardi ancora una nuova conclusione di testa di Campestre e palla ancora al lato. Sempre con azione che inizia con un calcio piazzato al 31esimo per i padroni di casa, si cerca la testa di Adorni che non trova il bersaglio giusto. Nel primo dei tre minuti di recupero, Salvatelli tocca il pallone con un braccio e pertanto il direttore di gara indica immediatamente il dischetto. Dai 11 metri Gelsi contro Giorgi, palla sull'angolo destro del portiere di casa che riesce a respingere e si rimane pertanto sullo 0-0. Nessun cambio nella ripresa, rimangono in campo i medesimi del primo tempo, squadra ospite più dinamica e più concreta sin dai primi istanti. Al sesto, incursione di Badan sulla sinistra, entra in area e Giorgi si immola e salva. Al settimo di gioco, punizione rosso-blu, primo tentativo di Cughi, respinge il portiere di casa, l'azione continua con il possesso palla ospite, dal secondo tentativo Cughi supera il portiere Cremisi, 1-0. La formazione di casa cerca di scuotersi intorno al 12esimo minuto, Marcelli apre per Mengani, la cui conclusione viene deviata in angolo da Sciba. Dal susseguente tiro dalla bandierina inzuccate di Adorni, ma il numero uno ospite risponde presente. Nonostante le tante sostituzioni, la squadra Cremisi si porta in avanti con lunghi lanci a scavalcare il centrocampo ospite, ma senza costrutto. Al 36esimo, dalla tre quarti, calcio piazzato di Cicconetti, testa di Nacciariti che finisce sul fondo. Al 47esimo i padroni di casa reclamano per un fallo di mano in aria ospite, ma l'arbitro è irremovibile. Ultimo sussulto nel terzo minuto di recupero, dalla destra di Pennella per la corrente Lattanzi che però perde il tempo giusto arrivando in ritardo sul pallone. Si chiude quindi con il successo ospite che torna alla vittoria dopo la prima di campionato contro il Matese e per il Tolentino invece settimo stop consecutivo e vittoria che manca tra le mura amiche dal lontano 10 aprile. Beh, insomma, varie occasioni create, un rigore sbagliato, il gol di Cuchi che ha deciso la partita, poi nel finale un po' di sofferenza, Samuel, no? Ma ci sta. No, ci sta un po' di sofferenza perché alla fine siamo ragazzi, magari ci sono dei momenti dove quando soffri tutti insieme riesci un po' ad attutire il colpo, però l'avevamo preparata benissimo, il mister l'aveva preparata benissimo, e era come se siamo scesi in campo e già sapevamo cosa fare. Uh-huh. Siamo andati là, abbiamo sbagliato il rigore che ci può stare, ma poi dopo li abbiamo messi là 5 minuti, abbiamo fatto gol, ci siamo difesi, grosse occasioni non le hanno create. Un rigore di Gelsi, ma li batti anche tu i rigori, o no? In teoria io sono il primo rigorista, ah, però Alessandro me la sento, io poi sono buono, quindi l'ho lasciato tirare. Poi dopo andiamo in macchina insieme, non lo voglio sentire tutto il viaggio ogni giorno. Però la prossima volta non glielo lasci. Speriamo ci sia. Gabriele, beh. No, sarà lui a non cacciare, ci ripristiniamo gli ordini gerarchici, sei tu il rigorista, prendete tu questa responsabilità. No, De Padre allenatore, adesso maturo ormai, che giudizio mi dai? Io non lo conoscevo, nel senso che comunque so che lui aveva giocato e è molto bravo a preparare le partite, facciamo due sedute video, poi è un allenatore che ci dà serenità, che ci fa giocare tranquilli, non sta lì a farci pesare l'errore tecnico, perché alla fine siamo tutti ragazzi, ci possono stare degli sbagli, e durante la settimana ci tiene sempre sul pezzo tutti, infatti abbiamo quasi sempre cambiato formazione perché lui è uno che guarda la settimana, chi sta più in forma gioca, e finalmente è arrivato questo risultato positivo, a coronamento di 1-2 mesi di sacrifici dove arriviamo al campo e dicevamo noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo giocato bene, non riusciamo a capire perché ci manca quello step era la cattiveria di oggi, era il gruppo che...
Ricordiamo, vittoria all'esordio contro il Matese, poi sì, dopo 9 giornate. Qualche pareggio, qualche sconfitta, tant'è, sempre sì, fatta la prestazione, perché sì, alla fine ci sono. Non arrivava la vittoria, era quasi diventato un peso, no, questo. Vi siete sbloccati. Sì, poi ci siamo sbloccati, ora dobbiamo continuare, perché andiamo in questa trasferta di Trastevere pure, che è un campaccio. Adesso abbiamo ancora, dobbiamo affrontare il Fano, dobbiamo affrontare ancora delle squadre, però pure settimana scorsa contro il Pineto si era percepito che potevamo fare qualcosa, perché alla fine sono tutti ragazzi bravi, che stanno sul pezzo, che si impegnano, che mettono la testa sotto, se c'è da fare una corsa in più la fanno, per non parlare di Bruno, perché qua tutti parlano male di Bruno. Bruno è quello che fa 12 km a partita, è uno che ti dà serenità, è uno che è il primo ragazzo, il primo ragazzo in mezzo a 22-23 ragazzi. Quindi faccio complimenti alla squadra, faccio complimenti pure a Alessandro, che si regge ancora in piedi, anche se molti dicono male. È un po' un riferimento. Gabriele, chi si allena meglio gioca, evidentemente la rosa presenta giocatori più o meno dello stesso livello. Perché tu prima parlavi, hai attaccato un po' Colombo per aver esagerato. No, mi spiego meglio, Siamo una squadra dove non c'è quel giocatore come Giambè, non c'è quel giocatore come... Non c'è quel giocatore fortissimo che dici guarda questo è Messi, rimane, gioca così. Perché la logica, chi sa che da meglio gioca dovrebbe valere sempre, però ci sono dei giocatori, il mister lo sa, che comunque anche se non sono al massimo devono, devono andare in campo. Nino Bizzarri, sull'argomento. Tu giocavi sempre, anche se ti allenavi quando giocavi, che facevi gol, è normale, no? Credo che nella testa dell'allenatore ce l'ha una base di squadra, a meno che poi non ci sia quella base, c'è qualche giocatore che sta male, di norma l'allenatore la base ce l'ha, poi c'ha i cambi. Ma io credo che il giocatore d'esperienza in mezzo a dei ragazzini serva, ma serva un giocatore d'esperienza positivo, non negativo. E come ha parlato lui di Alessandro, Bruno. Di Bruno, io credo che Bruno sia una persona, è stato un professionista di tanti anni, quindi sa come comportarsi in mezzo ai giovani, perché se è negativo poi negativizza tutta la squadra. Il riferimento poi, del tuo Fontanelle chi è? Possiamo fare il nome? Ah, ce ne abbiamo tanti, è una squadra di marpioni proprio. su quello non mi posso mangiare. Oggi io mi sono partito in TV, forse. Il Teramo sembrava il Fontanelle, sembrava il Teramo e il Teramo sembrava il Fontanelle. No, è una squadra esperta, ci sono tanti giocatori esperti. Non c'è un riferimento, no? Sì, un paio di riferimenti ci stanno. Chi è Lorenzo, il leader? Ah, non lo so, io capitano, per come l'ho conosciuto, per me Giampiero Francia è un giocatore che sta bene nello spogliatoio e che quando parla, perché ci metto anche quello, sa quel che dice. Però tecnicamente, se mi chiedi qual è quello più forte, l'ho detto prima a Mino, evidentemente Emanuele Di Sante che sì, ovviamente evidentemente ha una grande ha qualche piccolo grande problema sotto l'aspetto caratteriale, nel senso che è un ragazzo molto particolare. Ha fatto quell'azione alla Maradona, Bontà, forse Bontà, era Bontà, ha fatto poi gol, diciamo. Bontà. È stato si vede raramente un'azione del genere in promozione, però però Di Sante, con tutto il rispetto per la promozione, è un giocatore sprecato. Mi interrompo perché credo che ci sia Enrico Giancarli collegato con noi via Zoom. Enrico, ci sei? Ciao Giovanni, eccoci qua. Eccoci, ciao Enrico. Allora, con me, Gabriele De Bari e Lorenzo, li hai visti? Mino Bizzarri, grande ex bomber, e Samuele Di Renzo, sorridente. Che oggi Samuele Di Renzo, grande protagonista in TV, è grande personaggio televisivo. Sono all'immagine, inganna. Enrico, puoi darci tranquillamente un giudizio sul campionato di Serie D, ma vorrei che tu illustrassi bene quello che succederà domani, no? Perché continuano i festeggiamenti per i 95 anni dell'Aquila Calcio, quindi ci sarà una bellissima iniziativa, un bel evento che Rete 8 chiaramente seguirà con attenzione, un'ora e mezza di diretta, no? Sì, Giovanni, hai fatto bene a farmi questa osservazione, perché domani come gruppo editoriale punteremo molto sui 95 anni della storia dell'Aquila Calcio, i 95 anni che sono stati festeggiati oggi nella gara contro il Ponte Romano. Domani
Con Rete 8 saremo al ridotto del Teatro Stabile per un'ora e mezza con ospiti di primissimo livello che rappresentano un po' la storia dell'Aquila Calcio per raccontarla in tutte le sfaccettature, senza andare a cercare il cavillo, l'anno di nascita esatto o meno. Noi andremo a raccontare quelli che sono stati gli eventi che hanno segnato la storia dell'Aquila Calcio, il gravissimo incidente del 37 con la Littorina che trasportava i giocatori dell'Aquila verso il Genova, campionato di Serie B, con un gravissimo incidente mortale, e gli altri fatti di cronaca grave, quelli di Cassino, dello spareggio del 79, o ancora la ripresa dopo il terremoto. Lo faremo con ospiti di primissimo piano, saremo dalle 22 su Rete 8, canale 10, domani sera, dal ridotto del Teatro Stabile. Saremo ospiti del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, che sarà tra gli ospiti della puntata, e quindi credo un appuntamento da non perdere, perché racconteremo nel dettaglio i 95 anni della storia dell'Aquila Calcio. Ma bella, un bellissimo evento, Gabriele, puoi ripercorrere. Spero che sia in forma domani Enrico, che si sia ripreso bene, perché l'Aquila appartiene alla storia del calcio abruzzese, e avere un dettaglio storico così ampio di una vita di quasi secolare è un patrimonio sportivo culturale che tutti dovrebbero riconoscere, da celebrare, ricordare sempre, assolutamente. Lorenzo, una curiosità, ci vediamo prima all'Aquila, ci vogliamo vedere il servizio? Sì, vabbè, da rimarcare la coreografia meravigliosa che c'è stata, che c'è stata oggi, l'unica nota stonata, la non vittoria per l'Aquila, però credo che queste, ecco, sotto queste 2-0, forse emozionati i giocatori per questo evento, che addirittura 0-2, che però poi la rimonta clamorosa 3-2 e poi il 3-3 del Ponte Vomano. Stavo dicendo Ponte Vomano, che però storicamente è sempre stato un avversario bestiale per l'Aquila, perché l'anno scorso con Piccioni si prese 4 punti nelle due gare contro l'Aquila, quindi evidentemente una bestia nera. È una bestia. Vediamo il servizio, vediamo il servizio. L'Aquila Ponte Vomano 3-3. Spettacolo di pubblico, coreografia suggestiva, il 95ennale è servito anche sugli spalti e sul campo, lo sarà. Gli highlights di Nico Centorame e così l'inizio letteralmente travolgente dell'Aquila con la maglia della storia. Ottava bella giocata di Marchionni, sberla di Corticchia a cui si oppone solo il palo. Spolvero di Carbonelli 2 minuti dopo, Santirocco sotto misura, anticipo da brivido di Ferri. Al 17esimo una combinazione veloce a sinistra, Marchionni, Santirocco finalizzato dal 9 che subisce il tocco franco in angolo. Gli ospiti sembrano poi prendere le misure ai rossoblù e per 20 minuti gli estremi non corrono rischi. 12 minuti di fuoco, adrenalina pura. Vedete qua, Spinelli, 36esimo, butta in mezzo una palla molle da addormentare la difesa, nella quale sguscia Karim Ouali che tocca in rete. Vantaggio del Ponte Vomano e 3 minuti dopo prodezza balistica di Touré che piazza imparabilmente nell'angolo sinistro di Barbagallo. Un doppio colpo che avrebbe ammazzato chiunque, ma non i padroni di casa. La rabbia rosso-blu è feroce. Al 42esimo, sviluppo d'angolo, palla nel mucchio, lesto Diarra che riapre il match 1-2, e per il 2-2 ci vuole l'autorevolezza dell'assistente Mascitelli, che vedrà dentro l'abbraccio della sfera, toccata da Massese e Modesti, che notifica il 2-2. Tè caldo sicuramente meritato per i 22 che poi cominciano la ripresa, e per l'Aquila un intervallo che sembra non esserci mai stato, perché bastano 2 minuti appunto per capovolgere il risultato. Bellardinelli brecca e galoppa, si beve una maglia bianca e fulmina Modesti sul secondo palo 3-2, ma le emozioni non sono finite. Ouani, palla al piede, limite dell'area, lascia andare il destro velenoso e angolato che beffa Barbagallo 3-3. Più che ritmo è agonismo vivo. Epifani manda in campo Scimia e poi il recuperato Alessandro e poi anche D'Ercole e Di Norcia, ma per Cifaldi basta
mandare in campo Faenza al posto di Dorazio e chiude praticamente i battenti. Il Ponte Vomano può distendersi in rovesciamento di fronte come al 41esimo contropiede giallo-nero con Touré che cerca lo specchio ma non trova la porta. 7 minuti di recupero, prova Scimi al 48esimo ma il rasoterra finisce lontano. Finita la birra, poca lucidità, 3-3, l'unica nota stonata del bellissimo e riuscito 95ennale rosso-blu. Oggi abbiamo fatto una partita al di sotto delle nostre possibilità, e quindi il dato più importante è questo, che siamo mancati noi. Quando manchi nell'atteggiamento, nell'umiltà, purtroppo escono questi tipi di partite, perché poi gli altri vengono a fare la partita che devono fare. E purtroppo stiamo commentando un pareggio che io, ripeto, per come si era messa avevo paura anche di perderla. Fai il 3-2, ribalti una partita dal 2-0, fai 3-2, poi abbiamo subito 3-3 sul nostro errore ed è successo quello che non deve succedere mai, che ci siamo innervositi perché volevamo far vincere la partita davanti a questo pubblico, abbiamo iniziato a ragionare con la testa da soli, non abbiamo più ragionato la squadra. Perché ognuno voleva risolvere i problemi che magari volevano risolvere la partita, volevano diventare gli errori della serata. Invece se noi non giochiamo la squadra con l'umiltà che ci ha contraddistinto dall'inizio, diventiamo una squadra come tutte le altre e rischiamo di fare brutte figure come l'abbiamo fatto oggi, perché questa è una squadra forte che fino ad oggi ha fatto cose straordinarie, però se cambia atteggiamento diventiamo una squadra vulnerabile come tutte le squadre del mondo. E questo non doveva capitare. Ripeto, ci dispiace, deve essere veramente un bel allenamento per il cervello della partita di oggi. E nonostante tutto, ripeto, voi mi prendete per matto, io sono contento di averla pareggiata perché avevo sensazioni negative oggi. Abbiamo giocato da squadra, ha detto Massimo Epifani, l'allenatore dell'Aquila, Gabriele, ognuno voleva risolvere la partita, no? È stata una stecca, tu non puoi consentirti una squadra costruita per vincere, che ha l'organico, le potenzialità, il pubblico dell'Aquila, di pareggiare con tutto il rispetto con il Ponte Vomano. È un passo perché falso. È riuscito a recuperare. Cioè, è un passo falso. Abbiamo sotto di due gol, poi addirittura sul 3-2. È un passo falso. Nel cammino dell'Aquila, che è una squadra che deve soltanto vincere, non può avere alibi. L'Aquila deve soltanto vincere. Ne ha approfittato il Giulianovo, Lorenzo, che ha travolto l'Alba Adriatica, sì, 6-1. Sì. Il punteggio è di nuovo in testa da solo, no? Sì, di nuovo in testa da solo, una vittoria importantissima, soprattutto perché è arrivata in concomitanza con il pari dell'Aquila, e soprattutto c'è stata nel girone la vittoria, secondo me, roboante, non sotto l'aspetto numerico, ma appunto come risultato dell'Arenato Curi Angolana, che ha battuto la Torrese. Angolana che in tre partite consecutive ha incrociato proprio le più forti, almeno sulla carta, che sono l'Aquila, Giulianova e Torrese, che è attardata rispetto a quello che in teoria avrebbe dovuto fare come percorso, però insomma l'Angolana si dimostra vera outsider e credo, riguardando la classifica, che oramai il campionato si possa racchiudere, almeno per quello che riguarda la vetta, in quattro squadre, che sono appunto Giulianova, l'Aquila, Angolana e la sorpresissima Ovidiana Sulmona. Torno da Enrico Giancarli. Enrico, un grande spettacolo allo stadio. Purtroppo per i tifosi dell'Aquila non è arrivata la vittoria, ma davvero una cornice di pubblico da Serie C, no? Almeno. Sì. Ma io credo che all'Aquila ci sia fame di calcio. L'Aquila ha storicamente dimostrato che quando vuole sa fare cose belle a livello di piazza, a livello di pubblico. Questa è una coreografia che io nel campionato di Serie C, che seguo da 2 anni con il Pescara, ma anche di Serie B, che seguo dal 2014-15, ho visto poche volte. E quindi credo che vada fatto un complimento grande così per aver organizzato una giornata speciale, che noi, ripeto, Giovanni di Rete 8, domani andremo a raccontare nelle sale del ridotto del Teatro Stabile dell'Aquila con il sindaco e tantissimi ospiti, se mi permetti di elenco, e sono i due giornalisti storici, Gianpaolo Arduini e
Giampaolo Arduini, dicevo, da ex firma della Gazzetta dello Sport, che è stato, ha seguito l'Aquila dagli anni 70-75 in poi sempre, e Giustino Parisse, che quando si parla dell'Aquila si parla purtroppo di tragedie, anche quella legata al terremoto, credo che sia la firma più adeguata non solo all'Aquila. Poi ci sarà con noi Pietro Ferzoco, che è stato una delle bandiere dell'Aquila a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, il bomber che tutti voi sicuramente ricorderete, Davide Di Nicola, che ha sfiorato la promozione in Serie B nell'Aquila, che batté 1-0 il Palermo con gol di Grossi e chiuse il girone di andata davanti a Palermo e Catania, che poi andarono in Serie B. Avremo Sanderra, Luca Sanderra, che insieme con il fratello Stefano ha condotto l'Aquila intorno in Serie C nella stagione 1996-97, poi ci sarà il presidente Barberio con Salvatore Di Giovanni, che rappresentano un po' il presente. Andremo con loro ad analizzare quelli che sono gli attuali momenti dell'Aquila. Ci sarà il sindaco Pierluigi Biondi e ci saranno 95 anni di storia che cercheremo di raccontare in un'ora e mezza dal ridotto del Teatro Stabile su Rete 8 a partire dalle ore 22. Sulla partita, Giovanni, Gabriele ha ragione, l'Aquila per qualità di organico e per piazza non può fare per il terzo anno lo stesso errore nel campionato di eccellenza. Io credo che quest'anno l'Aquila abbia davvero le carte in regola per vincere bene questo campionato. Il Giulianova, sono sincero, mi continua a sorprendere, perché è una squadra allenata benissimo, con una società importante, una piazza altrettanto importante alle spalle, ma sulla carta credo che i valori dell'Aquila siano superiori. Però Epifani ha detto che non abbiamo avuto l'atteggiamento giusto. Sono d'accordo con Gabriele, l'Aquila non può permettersi di non avere l'atteggiamento giusto, perché poi mi insegnate, basta un episodio, ne bastano due consecutivi per rischiare di compromettere una stagione. Poi c'è questo calendario un po' strano, diciamo così, Lorenzo, che vede l'avversario dell'Aquila la settimana successiva essere sempre l'avversario del Sulmona. La settimana prossima, del Giulianova, la settimana prossima il Giulianova giocherà contro il Ponte Romano, e storicamente in questo campionato la settimana incontra l'avversario dell'Aquila la settimana successiva. Il prossimo 8 gennaio ci sarà il big match di ritorno allo stadio Gran Sasso d'Italia. Io credo che quello possa essere un crocevia molto importante, ma l'Aquila sono altresì convinto che a dicembre farà un mercato importante mirato su due ruoli, soprattutto per portare un bomber forte per risolvere il problema lì davanti. Mercato, Gabriele, dice Enrico, servono ulteriori correttivi? Se non basta quello che hanno preso fino adesso, comincio ad essere preoccupato, cioè, che cosa vogliono fare? Vogliono comprare giocatori di categorie superiori? Cioè, l'Aquila c'è un organico che ha detto di tutti gli esperti, non mi ci includo io che non conosco la categoria, però tutti hanno detto che è una squadra nettamente superiore. L'allenatore viene da una categoria superiore, sì. I giocatori anche, il pubblico c'è, la società c'è, che cosa vuoi di più, Epifani? Forse vedi, Gabriele, proprio numericamente manca un attaccante alla squadra, perché la squadra è stata costruita con Jonathan Alessandro, che è un numero 9 un po' atipico, magari Samuel lo conosce molto bene, anche mister Pizzarri sicuramente è un esterno seconda punta che si può adattare, cioè in eccellenza può fare quello che vuole, ma si può adattare a fare l'attaccante centrale, mentre Santirocco, che sta giocando con il cuore per la squadra della sua città, forse ha qualche carenza realizzativa di troppo. Magari lì con un attaccante centrale di struttura, anche in grado di fare i suoi 10 vincerei pure io il campionato. Mino sorride, Mino, diglielo un po'. Lo vinco pure io. È un attaccante della Bizzarri. No, pure l'anno scorso era la stessa storia, pure l'anno scorso è un'ottima squadra, e qualcosa di utile di mettere. Se non ci metti niente di tuo, lo fai tutto dal mercato, allora è inutile prendere categorie superiori di giocatori, di allenatori. Dai. Beh, io ti dico che Alessandro è una categoria. Non è anche in Serie D è un lusso. Okay. Può fare qualsiasi ruolo là davanti, ma pure Santirocco è un ottimo giocatore. Sì. Molto bravo anche. Dai, poi, poi hai tutto, non dici sei una squadra e non hai niente dietro. Dietro c'hai la società, l'attesa, il tifo, c'hai tutto quello che ti serve. Non puoi dire, non so, mi manca. Sono stati raggiunti 4.000 spettatori, poi non ho visto il dato finale, ma erano, no, questo 3.300 non è già staccati, sì, Lorenzo. Questo non lo so, però
insomma, i numeri vanno in secondo piano quando vedi uno spettacolo del genere. Hai detto una cosa giusta, Giovanni, poi Gabriele, che queste cose le guarda meglio di me, sicuramente mi va a conforto. Pescara oggi ha fatto 2.800 paganti allo stadio. Mm-hmm. Se leviamo il Crotone con la Fidelissandria, che ha fatto forse numeri superiori, credo che gli spettatori dell'Aquila di oggi, sì, secondi solo al Crotone in Serie C, secondi solo al Crotone o al Catanzaro quando gioca in casa, o al Pescara delle prime partite di campionato. È una piazza, l'Aquila, che vuole tornare a parlare di calcio. Domani sera, tra gli ospiti, tra i videomessaggi che ci sono arrivati, avremo anche, vi annuncio questo, quello di Giovanni Pagliari, che oggi è andato a vincere 3-1 con la sua Recanatese a Gubbio, ed è un risultato davvero importante. Pagliari è stato l'allenatore dell'ultima promozione, quella dalla C2 alla C1, con i gol di Infantino e Carcione nella gara di Infantino nella gara di andata, Carcione direttamente da calcio d'angolo nella gara di ritorno, e poi sfiorò la Serie B con i playoff contro il Pisa. E tu, Giovanni, che sei un'enciclopedia del calcio, ti ricorderai che il portiere del Pisa era Provedel in quell'occasione. Fu salvato da una traversa e da un palo, sì, proprio prima del gol dell'1-0 del Pisa. Provedel questa sera è stato il portiere della Lazio contro la Juventus. Poi peccato per Gabriele, ma la Lazio non è andata tanto bene questa sera. Però Provedel allora era prevedibile. Finché Sarri continua a prendere gli appunti, ogni partita scrive un blocchetto intero e non ci dice che cosa ha scritto, non vincerà mai niente. Vinto una partita al 91esimo con una carica sul portiere. Ma quale? Per quale squadra parli? Qualificati, che avete perso 5 partite su 6 in Europa. Ma scusa, Enrico, scusami se mi intrometto, ma perché Gabriele è laziale? Gabriele simpatizza Lazio. Ha seguito la Lazio per tanti anni. Ho seguito per anni, ma ho seguito anche il mio per anni. Però allora è milanista. Dai, faccio finta di non aver ascoltato. Più milanista. Non parlare. Faccio finta di non aver ascoltato. Sì, sì, assolutamente. Non dobbiamo vedere il termine. Sfondi vedere un portone. Ragazzi, un attimo. Io vi saluto allora, ragazzi. Grazie, Enrico. Grazie. Ciao, Enrico. No, volevo aggiungere un discorso. Ciao, Gabriele. Naturalmente stavo scherzando. Ma ci mancherebbe altro. Io no, però. Io non stavo scherzando. Ciao Enrico, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Salutami Carletto, ciao Mino, ciao Lorenzo, ciao Giovanni. Ciao Enrico, ci vediamo la prossima settimana e domani sera dall'Aquila per la lunga diretta per i 95 anni della storia dell'Aquila Calcio. Ma domenica torni, no? Domenica torni. Sì, come no. È quello che si chiede tutta la gente. Oh. Domenica sarà il top, domenica al top della condizione. Grazie Enrico, un abbraccio. Ci vediamo Fontanelle Teramo. Sì, sì. La vittoria della squadra di Nino Bizzarri, vittoria storica, possiamo definirla così. Il servizio. Prima sconfitta in trasferta per il Città di Teramo, 1-0 contro il Fontanelle. Il Diavolo paga a caro prezzo i troppi errori sotto porta in fase difensiva. Risultato bugiardo probabilmente. Pomante deve rinunciare il capitano Speranza e il portiere Bozzi, ma recupera del primo minuto il trequartista Palumbo, che insieme al rientrante Di Stefano si piazzano alle spalle di Kovalonos per un 3-4-2-1. Tre pali c'è il debutto di Donateo, migliore in campo. Il Fontanelle risponde con un 4-5-1 con la sola punta in avanti Eugenio Bontà. Si preannuncia subito una gara combattuta, agonisticamente ma equilibrata. Il Fontanelle, almeno nel primo tempo, è aggressivo a centrocampo. Il Diavolo cerca di fare la sua partita senza scoprirsi. Prima occasione di marca biancorossa con la conclusione di sinistro di Farindolini, che il portiere blocca in due tempi. Rispondono i locali al 31esimo con Eugenio Bontà, che in mezza rovesciata calcia alto. Il Teramo continua a spingere, al 35esimo sfiora il gol con Nikita, che da due passi si fa ribattere la sfera. Senza altre emozioni si chiude sullo 0-0 la prima frazione. La ripresa è più emozionante. Al secondo minuto il Fontanelle a sorpresa sblocca il risultato con Di Sante, che approfitta di una distrazione difensiva. Rischia ancora il Teramo un minuto dopo, prima con Eugenio Bontà, il pallonetto sul fondo, e poi la squadra di Bizzarri due volte manca il raddoppio, entrambe le occasioni con Mattia Bontà, ma è superlativo Donateo che salva. La reazione del Teramo inizia al 53esimo con il nuovo entrato D'Egidio, che con un diagonale colpisce il palo, e il preludio al pareggio che arriva al 54esimo sempre con D'Egidio, che da solo in area firma il suo primo sigillo e va a fare festa con i tifosi sotto la curva. Al 60esimo ancora D'Egidio scatenato davanti alla porta, calcio alto. Ora il Teramo a spingere, a chiudere l'avversario nella propria area, ma fallisce davvero tante occasioni da qui alla fine. Al 68esimo dalla distanza D'Egidio la sfera sfiora il montante e un tiro al bersaglio. Oramai al 72esimo Palumbo si fa ribattere la sfera dal portiere. Al 75esimo ancora Palumbo solo davanti al portiere, sbaglia ancora, incredibile. Il Teramo non molla, spinge. All'88esimo fallisce il raddoppio con Icramellà, ma sul
capovolgimento. Al 90esimo il colpo del KO lo infligge il Fontanelle, che trova il raddoppio con Eugenio Bontà. Purtroppo la legge del calcio è terribile: quando sbagli tanto alla fine vieni punito. Le riprese della gara di Manuel Centurame. Ma vittoria storica, Gabriele, rivedendo le immagini, che cosa... Io oggi ho visto in diretta, pioveva, cioè stavo a casa e ho visto uno spezzone tutto il secondo tempo. Devo dire che Fontanelle ha fatto una bella figura. Il Teramo, cioè, ha sbagliato dei gol, ma se vuoi andare, vuoi vincere il campionato, non può perdere questa occasione. Uh-huh. Anche qui, società, grande pubblico, attesa, giocatori importanti, giocatori di altra categoria, Fontanelle fa con i mezzi che ha fatto anche troppo. Ha fatto il secondo gol, è stato un gol straordinario da Cineteca, e la difesa del Teramo è rimbambolata. Il secondo, una giocata pazzesca di Bontà. Mi riferisco a questo. Sì. Allora il mister oggi ha fatto un miracolo a battere il Teramo. Uh-huh. E io nel Teramo mi farei qualche interrogativo, perché anche il Teramo, se non vince, fallisce. Cioè, nel senso che manca l'obiettivo principale, che è quello di vincere la categoria. È vero che hanno cominciato tardi, è vero che i giocatori sono arrivati, però dopo un paio di mesi di assestamento devi cominciare a vincere, vincere sempre. Mino, una bella soddisfazione ovviamente, no? Avete festeggiato? Ma sì, credo che quando arriva il Teramo, credo che sia una bella soddisfazione aver vinto. E ripeto, io, come ho detto a fine partita, per vincere contro una corazzata come il Teramo ci vuole anche un pizzico di fortuna. Noi siamo stati fortunati, rivedendo le immagini, noi abbiamo avuto sull'1-0 tre occasioni per raddoppiarla, per chiuderla la partita. Dopo, una volta sull'1-1, hanno avuto due o tre palle gol nitide loro, dai. Hanno fatto due o tre palle gol dove siamo stati fortunati: il palo, la parata del portiere, lo sbaglio di D'Egidio. Insomma, ci sono stati degli episodi a nostro favore. Ma non puoi pensare di affrontare il Teramo e di avere 90 minuti assolutamente. O non concedere niente. Però io devo fare un plauso ai miei ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine. Hanno sofferto perché hanno corso. Il Teramo è una squadra che fa girare bene palla, è strutturata fisicamente e ci ha fatto spendere tante energie. Ha fatto un errore, hanno fatto anche degli errori gravi. Ci sono degli errori gravi, ma si sbaglia purtroppo nel calcio. Come hai detto tu, cioè il Teramo è costretto a vincere perché è il Teramo. Chiaro. E quindi tutte le squadre che giocano contro il Teramo giocano sempre con quel qualcosina in più, e quindi non è sempre semplice vincere, non è facile vincere. Non è facile, però quando hai i mezzi tecnici che ti supportano... Io mi è successo l'anno scorso a Guardia Umano, quindi ti dico che non è facile vincere, cioè si fa fatica, anche perché ogni volta che ti incontrano è la prima della classe, è quella che ha speso di più... sono sempre i soldi, ma con i soldi non si vince. Però se li sai spendere bene forse vinci. Sì, ma con i... A proposito, Turris prima, no, Lorenzo? Sì, oggi ho osservato il turno di riposo, perché il girone del Teramo è composto da 15 squadre. Quindi... Però con 4 punti di vantaggio, magari in meno, giusto? 4 punti di vantaggio, sì, esatto, e domenica c'è lo scontro tra Teramo e Turris. Voi avete già incontrato la Turris? Sì, la domenica precedente. Sì. Abbiamo perso 1-0 e... secondo me non meritando di perderla, la potevamo pareggiare. Più forte il Teramo della Turris? Per me sì. Sì. Per me il Teramo è più squadra, è strutturalmente più forte anche fisicamente. Come poi individualità. Poi il Digino è entrato, giusto, Lorenzo? Sì. Ha segnato. Non poi ha giocato titolare, Mino, giusto? No, è entrato e ha fatto gol. Poi quando c'è il supporto... Digino in promozione, con tutto il rispetto. Però tornando al discorso... Digino, prima parte della stagione a Taranto, giusto? Sì, poco spazio, si è trovato, insomma, qualche problema.
fatto le soluzioni dalla C alla... Però lui ad esempio lui ha giocatori che conoscono la categoria, me ne viene in mente uno su tutti, perché dovunque va vince questo campionato, che è Jacopo Capretta sì. Che l'anno scorso l'ha vinto a Sant'Egidio. Ci sono giocatori che conoscono la categoria come Manuel Di Sante, Francia, Spaiu, Tarquini, cioè nel senso Faragalli, insomma ci sono giocatori che conoscono la categoria che devi prendere se vuoi fare qualcosa di importante. E poi tra l'altro il percorso del Fontanelle l'anno scorso è stato un percorso non solo importante ma anche formativo per quest'anno, perché l'anno scorso il Fontanelle ha perso la semifinale playoff nel girone a tre col Montorio, che era forse una squadra anche più attrezzata, sì. Però i livelli bene o male erano quelli. Ecco, è una squadra che conosce questo campionato e per rispondere a Gabriele, il simbolo, il nome, i tifosi allora, quando possono, fai mercato, possono fare la differenza, ma fino a un certo punto, perché se poi non hai il nome giusto... Allora, ti do ragione, però allora quando fai il mercato prendi pure gente... Ma non l'hanno potuto fare il mercato loro, Gabriele, perché non si conosceva ancora la categoria, no, e quindi trovare il giocatore libero... Una settimana. Il Teramo è partito in ritardo e poi secondo me una squadra che ha una rosa così completa e allenandosi tutti i giorni a lunga viene fuori. Io ti do 2 mesi di tempo per assemblarti. 2 mesi non bastano. Io penso che qualcuno andrà via a dicembre e tanti entreranno. A me ad esempio Emanuele Ferraioli è un giocatore che a me piace tantissimo da tanto tempo, però negli ultimi anni si era dilettato sul calcio a 5, si è ritrovato a giocare calcio a 11. Perché ovviamente in quel periodo dell'anno era un giocatore libero e l'hanno preso. Adesso col mercato che si riapre, secondo me almeno un paio di pezzi, se non tre, arriveranno dall'eccellenza, e so che stanno cercando quello che ieri gli ha fatto 2 gol, che è Manuel Di Sante. Quindi lui adesso si dispera, però no, ovviamente no, le sirene ci sono per Manuel, perché è un giocatore che fa la differenza. Mino, confermi, va via? No, io non ho detto che va via, ho detto che il Teramo lo sta cercando, se lo cerca, è normale insomma che cerchi di prendere mano. È uscito un articolo prima, 2 giorni prima della partita. Ah, quindi però, non si è lasciato, non si è lasciato intimorire. Non lo ha destabilizzato l'articolo, no, Gabriele. Ha risposto bene. È la scusa che trovano tanti giocatori che hanno poche personalità, mi ha destabilizzato, e c'è ai giocatori perché vengono concessi troppi. Quindi meno se ne danno, meglio è. Senti Samuele, parliamo un attimo anche del notaresco. Gabriele l'ha detto tante volte, no? Tutt'altra musica rispetto agli anni passati. Bisogna lottare, tenere duro e raggiungere la salvezza. Sì, si lotta con i ragazzi. Non c'è pubblico del Teramo e dell'Aquila. Guarda che avere 1000 persone allo stadio ti dà una spinta, una carica, un entusiasmo importante. A Natalesco c'è una bella tradizione, c'è un bel tifo. Avere questo beneficio. Io poi ci ho giocato, quindi... Però dopo loro ottavano per la promozione, adesso si trovano a lottare. Sono obiettivi diversi. Cambiare la testa. È un tifo che vuole bene proprio ai colori sociali, alla squadra, gente, il paese gli vuole proprio bene, quindi io sono sicuro che alla fine gli daranno una grossa mano. No, la verità è che l'anno scorso mi hanno detto che c'è stata questa spaccatura un po' tra gruppo e tifosi, faccio un esempio, oggi a Tolentino che sono 2 ore di macchina, che... C'erano 50 tifosi a Tolentino alle 3 di pomeriggio, non lo so quali altre squadre lo fanno. La scelta azzeccata è quella di mettere Tiziano De Padre in un momento di difficoltà, che fa da collante tra la squadra e una piazza che era ovviamente depressa sportivamente parlando. Perché l'anno scorso mentre collante, parafulmine, tutto. Mentre San Pineto, San Benedetto 0-3, hanno inquadrato 5 federisti del Pineto, siamo pinetesi, a mezz'ora di macchina, con la squadra in testa 5 persone, cioè erano pochi, ma anche in casa ne fanno pochi. Ma il Pineto è stato sempre così. È però difficile, come dire, deve essere veramente forte per vincere senza pubblico. Sì. Anche a Roseto, Mino, tu sei rosetano, no? Sì. Anche a Roseto. E diciamo che è più seguito il basket, esatto, quel punto di vista. A proposito di Roseto, Mino, lo dico per i più giovani,
cresce nella Rosetana e poi va al Torino. E da poi sì, vado. Torino, dove fa una bella trafila. L'Adriatico alle Alpi, non primavera del Torino, sì. Vince il campionato, vince il torneo di Viareggio, che avete vinto? Coppa Italia, Coppa con Italia, lui c'erano Gianluigi Lentini. Il campionato, è una bella squadra. Franco Lerda, ex allenatore del Pescara. Picci, Osio, Marcheggiani in porta. Comi della Roma. Comi, Argentesi. Diciamo che tutti quegli anni, 67, 68. Quanti anni avevi 69, Mino quando sei andato? 17, 16, 17. 16, 17 anni. E poi Mino ha fatto, vabbè, Serie A, Serie B, Serie C. Per Rosetana ha fatto la C2. Il tifo era, c'era. Poi però, c'era. Dopo il basket prende il sopravvento. Però anche Pineto, tra basket e pallavolo, qualcosa va a togliere. Sì, la pallavolo con l'ABBA. Sono stati gli anni della 1, a perdere. Questo è, di come mi ricordo da centravanti a libero staccato. A libero staccato. L'anno che ho seguito a Roma, era gli anni 87-88. Gigi Radice in partita. Ha fatto anche il figlio calciatore. Sì, l'attaccante faceva. Assolutamente. Mino, poi vabbè, Cesena, Brescia, Spalle, Regina, sì. Reggiana, 200 gol non ci si è arrivato per 198. Poco. Ho 198, ho provato ad arrivarci. Fatto... Amrin ne ha fatto 197. Ah, vabbè, allora meglio di 198 come lui. Tra l'altro tre gol in Serie A, tu vinci il campionato col Brescia, partite in Serie A, c'era Pirlo con te, Hubner... Sì, Pirlo, Hubner, Neri, Doni. Inizia il campionato di A, ti fai male purtroppo. La seconda partita di campionato, sì. Poi rientri. Poi rientro. E fai gol con, al Milan di Capello, mi ricordo bene. Sì, il 2-2 del al Milan. Al Milan di UEA, Papelle, Gabriele parlava di Papelle, no? Due partite probabilmente, a Milano. E poi l'ultima partita Milo a Parma. Il gol del 2-2, quella partita 2-2, finisce 2-2. E poi due gol al Parma, questi sono i tuoi tre gol in Serie A, poi tanti in B. E in C, l'esperienza più bella, Mino, dove l'hai vissuta? Brescia? A parte Brescia. Beh, io credo che vincere un campionato di B sia la cosa più bella. E poi rimanere in quella squadra e giocare in Serie A, credo sia l'esperienza più bella, sì. Penso che la Serie A è il sogno di tutti i bambini. E che Serie A, Gabriele? E che Serie A? Perché poi quegli anni... Cioè, c'erano i giocatori più forti del mondo. C'era Ronaldo il fenomeno, c'era Zidane, Ronaldo, del c'era Piero. Zidane, Del Piero, UEA, Kluivert. Che nostalgia, ragazzi. È tanta roba. Che nostalgia. Eh sì, assist di Pirlo, se non ricordo male, assist di Pirlo e segna Pizzarri il gol del 2-2 al Milan di Capello. Pirlo, Milan stellare, no? Con sì, Milan stellare. UEA, Savice, Gabriele. Sì. Il Milan che prese, Capello prese il Milan da Sacchi sì, e noi alla conferenza stampa di Capello lo scudetto dicemmo questo non arriva a Natale, invece vinse lo scudetto, è rimasto 58 partite imbattuto, segnato a San Siro, a Spriglia, su punizione, Milan-Parma fece cadere l'imbattibilità e ha vinto tutto. Non uno era. Pensa, cambia allenatore, cambia metodo di gioco, sì, e invece erano troppo forti i calciatori. Sì, erano troppo forti i calciatori. Non era spettacolare, però, Gabriele, non era un Milan spettacolare quello di Capello rispetto a quello di Sacchi. Le coppe era anche spettacolare, ha fatto 5-0 al Real, a Madrid 1-1 con Real, che finì 21 gol in fuorigioco l'anno prima, e noi pensiamo che non ripetesse la storia di Sacchi, invece... Ha vinto partite importanti. Sì, sì. Capello, se non ricordo male, Gabriele ancora regge il record dell'epoca di Seba Rossi in porta come imbattibilità. Non so se ha ancora. No, Buffon ce l'ha preparata adesso. Come? No, lui dice i minuti di imbattibilità. No, imbattibilità. Superato da Buffon. Superato? Capello ha vinto una finale contro il Barcellona di Cruyff ad Atene 4-0. Sì, sì. Veniva senza Costacurti e Baresi. Prima della partita il Barcellona fece le foto con la coppa come se l'avessero già vinto. Massaro, quello che hai detto tu, Desailly. Desailly. Fece una partita pazzesca, vinse 4-0. Ricordo il gol di Savice che c'ha pallonetto col mancino, bellissimo. Allora, quindi Desailly a girare, che non era tecnico Desailly, Desailly fece il quarto gol, un tiro a giro che non era nelle sue corde. Altri tempi. Mino, sugli allenatori invece Reia c'era. Reia, sì, abbiamo vinto il campionato con Reia, poi è rimasto lui. Una persona squisita. Un padre di famiglia, una persona, ho bellissimi ricordi di lui perché ha saputo tenere il gruppo. Il gruppo nostro non era, soprattutto quello quando abbiamo vinto il campionato,
era un po' un gruppo di scapestrati. Eravamo in 5-6 che era un po' caratterialmente forti. Ci ho avuto la Lazio. E quindi ci stava Friulano, Neri, sì. Doni, di Pirlo. Vabbè, Pirlo era bambino, era. C'era Binz. Stesso paese di Capello. Piris. Quindi era una rosa abbastanza impegnativa come... Quindi, però lui è stato molto bravo, ci ha portato fino alla fine. Poi ha fatto le prime tre, ma ora non mi ricordo se erano 3-4 partite, e poi l'hanno tolto e è subentrato Ciapina, una cosa del genere. Ferrario, ho detto Ciapina. Ferrario. Grande è rimasto lui poi fino alla fine. Grande frequentatore di Rai. E siamo retrocessi per due punti. Abbiamo perso la Vicenza. Aveva molta paura delle partite, è uno che non era sicuro. Le ragazze si divise senza dire niente in tre. Ferrario? Reia. Vabbè, la Lazio. Passionato in bicicletta. Lui dopo l'ho rincontrato a Napoli, quando io stavo a Ravenna, lui stava a Napoli, che vinse il campionato. Con il Napoli. Ho un buon ricordo. Loro fanno il relatore dell'Albania. Ah sì? Perfetto, Gabriele, dobbiamo chiudere purtroppo, no? Grazie a Gabriele De Bari, grazie a Samuel Grazie Venzo, a voi. Bocca al lupo Samuel, grazie, per il prosieguo della stagione. Bocca al lupo anche al Fontanelle di Milo Bizzarri, grazie. Grazie a voi. Grazie a Lorenzo Valeriani, a Andrea Berardinelli e a Dino D'Angelo in regia. Grazie a tutti e buonanotte. Stronger.